Questa sera veramente abbiamo un ospite che mi ha emozionato moltissimo, leggendo i suoi libri, ho scoperto un sacco di informazioni. Non aspetto ancora un secondo in più, vi presento subito il dottor Roberto Pinotti. Dottor Pinotti, buonasera. Intanto, come sta? Ma nonostante il coronavirus, direi discretamente bene. Bene, sono contento. Noi questa sera abbiamo preparato una sfilza di domande impegnative. Spero che vorrà condividere con noi le informazioni, le diverse informazioni che è già in possesso. E mi auguro che questa sera riusciamo a far saltare fuori anche qualcosa magari di innovativo, di particolarmente interessante per chi comunque da tanto tempo è appassionato al tema dei contatti e dell'ufologia. Prima di cominciare, però, dottor Pinotti, vorrei farle vedere quello che abbiamo preparato nei giorni scorsi sempre per chi segue il canale. Abbiamo lanciato l'ennesimo sondaggio perché questa cosa poi alla fine della trasmissione vorrei che la commentassimo insieme. Quindi vorrei suggerire ai nostri ospiti, diciamo, a chi segue il canale, di andare sempre sul canale delle Ali del Bruco, alla voce community, troveranno questo sondaggio senza dover abbandonare la diretta, vi basterà aprire una nuova finestra, andare alla pagina di community e lì troverete questo sondaggio che appunto vi chiede cosa potrebbe succedere se nei prossimi anni, diciamo nei prossimi 25 anni, dovessimo captare un chiaro segnale di origine extraterrestre. Avete una serie di opzioni, potete tranquillamente votare. Alla fine i risultati li leggeremo insieme e ce li faremo commentare dal dottor Pinotti. Adesso vediamo subito di ritornare da noi. Vorrei provare a imbastire un ragionamento articolato che poi si svilupperà per tutta la serata. E chiederle da subito, noi diciamo nel 90, a metà degli anni 90, al 5 ottobre del 95, gli scienziati hanno, diciamo, divulgato la notizia della scoperta del primo esopianeta. Quindi avevamo finalmente avuto la prova certa che in altri soli girassero, insomma, altri pianeti, ruotassero altri pianeti. Questa cosa è cresciuta nel corso del tempo, tanto che ai giorni nostri il numero degli esopianeti ha superato le 3.700 unità. A questo punto le chiedo, secondo lei il fatto che ci siano dei pianeti intorno alle stelle, la dobbiamo considerare una condizione usueta oppure rimane qualcosa di sempre particolare, raro? Come dobbiamo intenderla questa condizione all'interno della nostra galassia, ma dell'universo in generale? Ma rispondo ovviamente in funzione, diciamo, di quello che penso io. Sì, Comunque, assolutamente, certo. sostanzialmente io credo che il fatto che le stelle abbiano pianeti sia più o meno una regola. Poi vabbè, ci possono essere le eccezioni in cui ci sono ovviamente stelle senza pianeti, ma consideriamo che se ancora 30 anni fa uno, diciamo, affermava che esistevano esopianeti, veniva guardato, insomma, con un po' come dire, quasi di commiserazione dall'astronomia, ufficiale, perché notoriamente si pensava che, diciamo, le stelle tendenzialmente non avessero, pianeti al seguito e che il Sole fosse una particolare eccezione. E così non è assolutamente. Addirittura recentemente siamo riusciti a vedere non solo qualche singolo pianeta, ma anche interi sistemi complessi. Quindi, analogamente al nostro sistema solare, esistono stelle che hanno più di un pianeta che le ruota intorno. Per esempio, Assolutamente sì, TRAPPIST-1, sì. certo. Quindi dobbiamo cominciare a immaginare questa come una regola generale e non più come un'occasione sporadica, diciamo. Sì, è esattamente quello che io ho sempre pensato, francamente, glielo dico proprio fuori dai denti. Che andava Ho così. sempre visto la cautela, con cui, diciamo,
anche belle menti scientifiche procedono come una limitazione notevole allo sviluppo della scienza. Sì. Un'altra cosa, dottor Pinotti, noi nel 2021, no, probabilmente si spera, se non ci sono ulteriori ritardi, perché questo dipende dagli articolati e complessi programmi della NASA, dovremmo riuscire a mettere in orbita un nuovo strumento per l'osservazione delle stelle, il nuovo telescopio spaziale che andrà a sostituire il ormai obsoleto telescopio Hubble, e il progetto si chiama James Webb, sperando che va tutto bene, perché questo strumento, a differenza del precedente, sarà messo in un'orbita molto alta, quindi molto distante dalla Terra, e come si ricorderà, Hubble aveva all'inizio dei problemi di ottiche, quindi non riusciva a vedere correttamente. Abbiamo dovuto fare una nuova missione per mettergli delle lenti. Con James Webb questa condizione non sarà possibile, quindi speriamo che funzioni subito al primo colpo, diciamo. Dal 2021, diciamo al 2025, la NASA prevede 5 ulteriori missioni spaziali per mettere in orbita tutti strumenti dedicati alla ricerca di forme di vita nell'universo, o comunque tracce. Per esempio, andremo magari a trovare metano di origine animale, o andremo a individuare se ci sono tracce di, per esempio, vapore acqueo. Insomma, stiamo puntando non solo a vedere i pianeti, ma anche a vedere se ci sono possibili tracce di vita. Se questa cosa nei prossimi 5 anni con questi nuovi strumenti dovesse saltare fuori, come cambierà la nostra idea di vita nel cosmo? No, Come potrebbe cambiare? diciamo che è normale che nel momento in cui invece solo di parlare in teoria della vita extraterrestre uno dovesse imbattersi in elementi concreti di questa, è ovvio che il discorso cambia. Cambia perché al di là del relativismo einsteiniano che domina tutto, è evidente che l'uomo diventerebbe ancor più relativo rispetto a come già non sia adesso. Cioè, noi tuttora non abbiamo ultimato la rivoluzione copernicana. Ancora concettualmente riteniamo che l'uomo sia il centro dell'universo e del creato a livello generale. Poi lasciamo perdere che ci siano elite scientifiche e culturali che ritengano tutto ciò una colossale idiozia. Però purtroppo per l'uomo della strada, cioè per la maggioranza della gente, siamo noi il centro di tutto. E questa è una sciocchezza completa, completa proprio. Non c'è alcun dubbio che noi siamo soltanto gli inquilini di un piccolo pianeta e non abbiamo nulla di superiore rispetto ad altre forme di vita meravigliose che albergano su questo bel pianeta. E implicitamente non possiamo avere l'arroganza di pensare che altrove non ci sia qualcosa di molto superiore a noi, comunque, come anche di inferiore, come è logico che sia. Sì. Senta, a proposito di questa cosa, già da molti anni un gruppo di scienziati, valenti scienziati, stiamo parlando degli anni, fine degli anni 60, ma questo mi può aiutare lei, inizi degli anni 70, aveva cominciato a immaginare che queste possibili forme di vita potessero in qualche maniera anche trovare le formule per mettersi in contatto con noi. A questo proposito venne sviluppato l'ormai ben noto progetto SETI. Ultimamente c'è anche il progetto METI, poi magari ci dirà qualcosa anche su questo. Nel progetto SETI, che ormai insomma è anche obsoleto, si è adesso immaginato di creare qualcosa di ancora più articolato e complesso, che è questo progetto SCA, che mi ha molto appassionato quando l'ho letto, che sostanzialmente ha l'idea di mettere in sinergia tutti i radiotelescopi del pianeta per tracciare una mappa del cielo, come mai era stato fatta prima. Questa cosa comporterà sicuramente un cambio radicale nei prossimi 15 anni delle nostre conoscenze. Se ci pensiamo bene, da qua a 15 anni, chi ha cominciato oggi le scuole elementari probabilmente si troverà a affrontare il primo percorso universitario con una idea di che cosa ci sta sulla testa completamente diversa. Ci stiamo preparando a questa transizione culturale?
Cioè, ci sono programmi che stanno aiutando i nostri ragazzi a fare questo? Ma ho qualche dubbio perché devo dire che il progresso scientifico è sempre andato molto a rilento proprio in funzione del fatto che si tende sempre a frenarlo. Non dimentichiamo che gli scienziati conservatori, che sono i più, non hanno molto piacere che si guardi troppo avanti. Per varie complesse ragioni, cioè dovere ammettere che, per esempio, i propri testi scritti e pubblicati debbano essere rivisti, no? O che certe affermazioni platealmente dichiarate non vadano più bene, beh, insomma, non è che faccia molto piacere, per cui i più, diciamo, sono abbastanza restii. Poi la scienza, la storia della scienza lo dimostra, a suo tempo. Un grande fisico, Max Planck, ha dichiarato che una nuova verità scientifica non si impone perché chi la sostiene è particolarmente in gamba ed è bravo a imporla, ma semplicemente perché i suoi antagonisti, coloro che non ci credono niente, le sue idee. Quindi voglio dire, questo è un problema che noi ci troveremo sempre davanti perché è un problema umano. Non è un problema scientifico, è un problema legato alla psicologia dell'uomo. E disgraziatamente avremo gli scienziati conservatori che saranno sempre un freno allo sviluppo della nostra evoluzione, sempre. Anche perché oggi, in una fase di sostanziale, come dire, razionalità della nostra realtà, in cui la religione, pur ancora essendoci, diciamo, tende a, in molti, a essere sostituita dalla scienza come nuova dea, no? Soprattutto in una cultura come la nostra, che è materialista, sovente atea e addirittura, devo dire, determinista al massimo, in maniera che qualche volta, devo dire, io potrei definire nauseante. Perché non c'è la minima poesia in tutto questo, no? E non dimentichiamo che in effetti dovremmo tutti, viceversa, come diceva Einstein, avere il senso del mistero. Lui ha detto che gli scienziati che non hanno il senso del mistero non possono minimamente definirsi tali, e aveva ragione. Noi oggi ci troviamo di fronte, poi fra l'altro, non dimentichiamolo, a degli scienziati politici. Tanti anni fa, parlo ormai di 30-40 anni fa, c'è stato praticamente un libro molto carino che diceva appunto questo, che c'è una casta nauseante nella scienza che frena tutto, è quello che dicevamo prima, ma non lo dico io, lo dice la storia della scienza, che ha sempre visto questo. Anzi, chi ha sviluppato il progresso della scienza è stato sempre un ribelle, è stato sempre una persona che anticipando le cose è stato visto come un nemico, come un pericolo, come qualcuno da combattere e da ostacolare. E questo tuttora stanno facendo i nostri scienziati. Poi addirittura ci sono scienziati che non sono scienziati, sono scientisti, i quali Sì, praticamente sposano assolutamente. certe posizioni semplicemente autodandosi praticamente il ruolo di difensori della scienza e della razionalità. Sono chiaramente titoli che nessuno ha dato loro, ma purtroppo spesso giornalisti superficiali ci cascano con tutte le scarpe e allora vanno dietro a questi nuovi sacerdoti della dea scienza credendo di fare il bene, no? In nome della razionalità e della logica. Non dimentichiamo che l'uomo non sempre è razionale e non sempre è logico, e guai se non fosse così. Poi non dimentichiamo un'altra cosa che i nostri scienziati dovrebbero qualche volta ricordarsi, ma sono convinto che molti non sanno neanche di che cosa sto dicendo adesso, no? Chi ha letto un libro come Le due culture di Snow, che è un libro anche questo di 30 anni fa, che è un classico, cioè Sì. l'uomo ha due culture che sovente sono incomunicabili, quella praticamente diciamo umanistica e quella scientifica, ma ambedue sono complementari e ambedue dovrebbero essere considerate. Forse qualcuno dimentica che Newton, uno dei padri della Sì. fisica,
era anche un credente, faceva discorsi che oggi sarebbero visti da soggetti centristi come intollerabili, eppure era un gigante del pensiero umano. Sì, si dedicava all'alchimia, faceva gli oroscopi. Oggi gli Certo. oroscopi sono visti come Ma qualcosa oggi di... viene detto, giustamente, in parte, Sì. che tutto questo è aria fritta, e Sì. lo è e non lo è. Ricordiamo una cosa, banalissima. Oggi l'astrologia, per esempio, Sì. che una volta era complementare dell'astronomia, perché i grandi astronomi di secoli fa erano anche astrologi, forse vale la Certo, pena di ricordarlo, facevano assolutamente. anche gli oroscopi, no? Galileo stesso. Abbiamo Allora, il cominciato da problema là, qual è? diciamo, abbiamo cominciato da Esatto, là. veniamo da là. Come pure i chimici erano anche alchimisti, Sì. no? Quindi voglio dire, questa suddivisione prosaicamente materialistica delle due cose in entrambe le due discipline, diciamo che può anche essere giusto farla in un certo modo, ma non in maniera capziosa come è stato fatto. Faccio un esempio banalissimo. Per esempio, l'astrologia, no? C'è il vecchissimo detto che dice che praticamente noi siamo influenzati sicuramente dall'ambiente e siamo influenzati quindi anche dal cielo che è sopra di noi. Naturalmente questo, in nome della logica, porta a concludere che l'astrologia convenzionale è una grande sciocchezza. E in effetti l'astrologia che noi leggiamo, gli oroscopi che noi leggiamo tutti i giorni sui giornali sono idiozie totali. Ma non è questo il punto. Il punto è che l'astrologia in quanto tale non è poi del tutto fasulla come sembra. Faccio un esempio. I coniugi Gauclin, Sì. molti anni fa, hanno fatto una ricerca abbastanza interessante, e cioè hanno semplicemente considerato dal punto di vista statistico e dal punto di vista così, come dire, umano, varie tipologie umane, e hanno visto che c'è una certa tendenza da parte di certi soggetti a reagire in un certo modo, a comportarsi in un certo modo, a anche avere, diciamo, un certo tipo di comportamento rispetto ad altri. Va a finire, la faccio breve, che Sì. i Gauclin hanno in pratica finito quasi col confermare le tipologie astrologiche che l'astrologia tira fuori, ovviamente così ex abrupto. Ora, naturalmente è chiaro che non è che con questo uno accetta quello che si può leggere negli oroscopi sui giornali, questo è ovvio, no? Però Certo. è anche vero che buttare tutto da una parte come se fosse una sciocchezza, è anche un'esagerazione, perché sennò si corre il rischio di buttare via il bambino con l'acqua sporca, No, e questo assolutamente, non è mai certo. bello. Assolutamente, assolutamente. Dottor Pinotti, in riferimento a questa ricerca che insomma adesso stiamo portando avanti con tanti strumenti, diciamo noi nel corso degli anni abbiamo cercato, anzi più che noi, c'è stato un uomo che in particolare ha formulato questa ipotesi. Abbiamo cercato di stimare la quantità di possibili forme di vita presenti nel cosmo. Questo signore, Frank Drake, ha diciamo, tirato fuori un'equazione abbastanza interessante, boh, più interessante di tutti, forse in questo momento. Anche se c'è stato uno sviluppo della formula dell'equazione di Drake. Il limite di questa equazione era quello che di fatto noi non riusciamo a calcolare, a considerare tutta una serie di incognite che di fatto questa equazione si porta dietro. Allora, visto che stiamo immettendo in campo tutta questa nuova serie di strumenti tra radiotelescopi messi in sinergia fra di loro in rete, stiamo mettendo in orbita questi nuovi strumenti. Una sua idea, quali e quante di queste incognite presenti all'interno dell'equazione di Drake nei prossimi anni potrebbero essere conosciute o risolte e quindi aiutarci a fare una stima più attendibile delle possibili forme di vita presenti nel Non cosmo? è così facile rispondere, anche Lo so. perché in tutta franchezza questo discorso qui io con Drake l'ho fatto, Sì. e in tutta franchezza devo dire che lui stesso ha detto la mia formula l'ho fatta io e credo che sia a livello grezzo accettabile, ma ci sono
troppe varianti per poter prevedere con assoluta certezza questo o quello. Quindi il problema è molto vasto, diciamo, perché in funzione dei vari parametri poi la cosa può cambiare. C'è chi, diciamo, potremmo dire che l'equazione di Drake è come un organino, no? C'è Sì, chi in sostanza la restringe la al viviamo. minimo e c'è invece chi la amplia al massimo. Quindi lo stesso Drake, devo essere sincero, molto scientificamente, molto onestamente, non si sbilanciava più di tanto. È chiaro che l'equazione è giusta e va bene, ma c'ha troppi parametri cangianti. È un po' come il coronavirus di oggi, no? Il Sì. coronavirus è praticamente una cosa mutante e se muta, chiaramente i ceppi cambiano e quindi evidentemente ci troviamo di fronte poi a realtà differenti. Sì. Quindi dovremo combattere il coronavirus anche in modo differente a seconda dei ceppi che ci troviamo di fronte. Qui è qualcosa di simile per certi aspetti. Se variano certi parametri, il discorso si allarga o si restringe. Lui Sì. stesso non lo sapeva e comunque dal serio scienziato che era, diceva in ogni caso bisogna continuare a fare ricerca perché questo vale la pena e non fa una piega, insomma. Io, Sì. tra l'altro, Drake l'ho incontrato più di una volta, devo dire, e ha sempre mantenuto l'entusiasmo di un ragazzo per quello che riguarda questo tipo di ricerca, no? Non demorde. Quindi nessuno di questi parametri può essere in qualche maniera stimato come risolvibile? Ho l'impressione sarebbe un po' arrogante, devo essere sincero. No, non credo. E francamente io stessi, se mi dovessi mettere a lavorare sulla formula di Drake, suggerendo questo o quello, credo che potrei solo espormi a un potenziale errore in futuro. Quindi è meglio astenersi. Io poi, francamente, non mi porrei più di tanto il problema. Se la formula di Drake è giusta, come è in effetti giusta, e quindi Sì. c'ha un certo range, no? In Sì. cui possiamo caderci Sì. dentro, perché eliminare come dire, la sorpresa di trovarci come dire, bene o meglio, no? In questo campo? Vediamo, lasciamo che le cose vadano e vediamo che succede, insomma. Va bene, allora, visto che non riusciamo ancora a risolvere questo enigma, o comunque ad avere un'idea più chiara di quello che possono essere la stima di eventuali forme di vita nel cosmo, dobbiamo necessariamente spaziare. Nel appunto approfondire questo argomento, possiamo considerare che abbiamo due opposti, diciamo così. Che sono comunque portate avanti da due menti illustri. Il primo è il paradosso di Enrico Fermi, che negli anni 50 si chiedeva: beh, visto che ci sono altre forme di vita, dove sono tutti? Visto che non riusciamo a entrare in contatto con nessuno. L'altra posizione è stata formulata negli anni 70 da questo radioastronomo che si chiama John Bell e ha fatto una teoria alquanto singolare che mi ha molto appassionato. Lui sta esattamente nella posizione opposta e ha definito questa teoria che si chiama lo zoo cosmico. E prospettando la possibilità che a questo punto noi saremmo gli animali dello zoo, molto indietro come evoluzione, e il resto delle forme di vita sono avanti e ci osservano un po' come fa un biologo, un ricercatore, nello studio eventualmente come faceva Dian Fossey, per esempio, con i gorilla di montagna, anche se lì il contatto era. Tra questi due estremi, personalmente, lei che idea si è fatta dell'esobiologia? Ma dunque, intanto in linea teorica è sicuramente accettabile che in funzione della stessa età dell'universo, eventuali civiltà extraterrestri che si possano essere manifestate siano alcune estremamente avanzate e altre molto meno avanzate o addirittura arretrate. Probabilmente, non voglio adesso con questo dire cose che non potrebbero mai essere confermate, ma è probabile che noi ci troviamo in una fascia intermedia, perché diciamo che abbiamo cominciato a prendere coscienza di certi problemi, ma tutto sommato tutto questo sta avvenendo da sì e no 3 secoli a questa parte, eh? Quindi adesso non
Non possiamo negarlo questo. Lo sviluppo che stiamo avendo, sì, è fulmineo, è fulminante, però in realtà abbiamo più sviluppato la nostra tecnologia negli ultimi 50 anni, diciamo, che non in 2000 anni, diciamolo serenamente, Sì, insomma. Allora, a questo forse negli punto, ultimi se 70 è anni, vero che... Sì? forse negli No, ultimi no. 70 anni, Sì, sì, proprio a sì. seguito forse di un fatto ufologico estremamente rilevante, Sì, ma l'incidente di il Roswell, problema è diciamo, proprio dai. questo. No, no, vabbè, adesso se vogliamo andare a cascare sul discorso, diciamo che effettivamente con la fine della Seconda Guerra Mondiale e devo dire subito dopo le esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Esattamente. fenomeno UFO ha cominciato a manifestarsi nel mondo. La stampa ha cominciato a riferirne dal 46. 47 in poi. Sì. I giornali hanno definito dischi volanti e poi l'aeronautica militare UFO questi fenomeni dal 47 in poi, però in realtà già nell'anno 46 si parlava dei ghost rockets, i razzi fantasma, che erano Sì. né più né meno gli UFO. Naturalmente però venivano etichettati con questa dizione perché si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, tutti si ricordavano le V1, le V2, allora erano razzi, no? Razzi addirittura che portavano morte perché erano utilizzati per bombardare Londra e altre città e di conseguenza si parlava di razzi fantasma. Poi addirittura se andiamo più indietro nel tempo, poco dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, e cioè poco dopo Pearl Harbor, nel febbraio del 1942, abbiamo un'apparizione su Los Angeles ufficiale che è praticamente agli atti, è storia, è passata alla storia col nome di Battaglia di Los Angeles, in cui oggetti non meglio identificati apparvero sulla costa californiana, gettando nel terrore praticamente i residenti perché tutti pensavano che potesse essere un'incursione giapponese. Non lo era, sono state sparate in aria una immane quantità di salve. I giornali il giorno dopo riferirono della cosa e dissero che comunque non era caduta nessuna bomba, non era, evidentemente non erano giapponesi e quindi vabbè, qualunque cosa fosse stata, pazienza, c'era la guerra, c'era da pensare ad altro. In realtà 5 anni dopo, quando l'aeronautica militare americana cominciò a occuparsi di UFO, tutti dissero, cavolo, ma questa roba l'abbiamo già vista anni fa. Ed era questo. Quindi in sostanza è dagli anni 40 che il fenomeno ha cominciato a manifestarsi in maniera massiccia. E questo forse perché il secondo conflitto mondiale potrebbe, sto usando un condizionale, anche avere suscitato magari una qualche curiosità da parte di qualcuno. Se questo è il caso, allora potremmo dire che a questo punto nel 45 l'esplosione. No, le esplosioni atomiche, e non solo quelle del 45, anche le successive, potrebbero aver attirato ulteriormente l'attenzione, perché è evidente che quando una civiltà comincia a uscire, diciamo, da una certa fase per buttarsi in un'altra fase che può comportarne la autodistruzione, beh, questo penso che sia minimamente, così, tale da suscitare l'interesse di chi volesse guardarla, no? Da fuori. Assolutamente. Allora, il discorso è questo. Dal 47 in poi, inizialmente si pensò che gli UFO potessero essere semplicemente una nuova arma o russa o anche americana, ovviamente, eccetera. Oggi, dopo tutto questo tempo, siamo appunto nel 2020, il fenomeno continua. Anzi, ormai il fenomeno UFO, ricordiamolo, è stato totalmente sdoganato perché il Pentagono, nel bel mezzo del coronavirus, ha ufficialmente dichiarato poche settimane fa che il fenomeno effettivamente si pone, il fenomeno c'è, il fenomeno va seguito e ha confermato i dati, già confermati dalla Marina Militare Americana, che i piloti americani più volte hanno intercettato gli UFO, li hanno addirittura inseguiti con tutto quel che segue, e che quindi la cosa va seguita. Quindi tutte le dichiarazioni precedenti che davano il fenomeno come morto e sepolto sono aria fritta e idiozia pura, perché dobbiamo ricordare una cosa, il fenomeno UFO è nato, diciamo, indubbiamente a livello di massa nel 47 e credendo che si trattasse di un'arma russa, i militari americani se ne sono subito occupati.
hanno sviluppato un programma investigativo, governativo e militare che si è protratto fino al dicembre del 1969, quindi praticamente a ridosso del 1970, né più né meno. Ci sono state 12.000 inchieste sul territorio metropolitano degli USA e di queste almeno 701 sono rimasti casi inspiegabili. Aggiungo che il Blue Book poi fu chiuso con un colpo di mano. Tra l'altro, nel bel mezzo del trionfo dell'Apollo 11, quindi non se ne accorse nessuno, un po' come oggi, che il Pentagono ha ammesso quello che ha ammesso, ma lo ha fatto nel bel mezzo del coronavirus, in cui questa notizia non è stata recepita praticamente da nessuno, come allora. In realtà loro hanno archiviato il Project Blue Book, si chiamava così questo Sì, ufficio investigativo militare, sì. dicendo che il fenomeno, degli UFO dimostrava non costituire un problema per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E se questo era, perché mai continuare a studiare il fenomeno a livello governativo con fondi federali che gravavano sul contribuente? Chiudiamo il Project Blue Book, che non serve più di tanto. E hanno fatto così. Da quel momento, ufficialmente, il governo americano ne è uscito, ma in realtà il fenomeno è uscito dalla porta e è rientrato dalla finestra, perché oggi noi abbiamo a disposizione migliaia, migliaia e migliaia di rapporti che sono venuti fuori attraverso il Freedom of Information Act, Sì. la legge sulla libertà di informazione che c'è negli Stati Uniti e che impone al governo, se il privato cittadino ne fa richiesta, di rilasciare documenti indicati al prezzo di fotocopia. Naturalmente il governo li deve rilasciare, ma li può censurare, cosa che invariabilmente succede. E quindi attraverso il Freedom of Information Act sono venuti fuori tutti questi documenti che comprovano che dal momento della chiusura del Blue Book fino ad oggi, FBI, Central Intelligence Agency, National Security Agency e altri enti di intelligence americani, che sono praticamente, che impiegano oltre 60.000 addetti, quindi non sono pochi, in realtà si occupano tranquillamente di UFO, si sono occupati di UFO e si occupano di UFO. E allora, se non c'è niente, se non ci si deve preoccupare di niente, perché Perché tutto questo? naturalmente E investire perché tante. secretare? Certo, Questo è il problema. certo. Allora, giustamente la gente sa benissimo che i conti non tornano e No. ha sempre accusato il governo americano di, come dire, occultare i Occultare, fatti nascondere, per certo. ragioni, diciamo, varie, e le ragioni sono anche comprensibili se ci si pensa bene. Se un qualunque governo dovesse ammettere che davvero, perché questo è Dottor lo Pinotti, scenario un in attimo, ci cui noi si arriviamo a possa. questa cosa, ci Sì. arriviamo. Un attimo, che le avevo preparato una domanda proprio su questa cosa qua, vedo che mi sta anticipando, però ne parliamo compiutamente tra un minuto. Va bene, però mi fermo, certo. Senta, no, in riferimento a quei fatti, a quegli episodi che lei ha fatto bene a citare del possibile cambio di attenzione da parte di presenze extraterrestri verso la nostra, il genere Strane, umano, usiamo il termine strane, va. estranee, È più ecco, carino. perfetto. E proprio in concomitanza della fine della seconda guerra mondiale con l'esplosione delle due atomiche, è evidente che lì c'è stata una manifestazione di un corretto o scorretto uso dell'energia. A me questa cosa mi ha fatto pensare e tempo fa mi sono imbattuto in questa ricerca abbastanza interessante da parte di questo astronomo russo, non so se lo pronuncio correttamente, Kardashev, mi sembra che si chiami così, che Sì, ha credo si dica Kardashian perché la E c'ha la Kardashev, diesi sopra. ok, Sì, vabbè. Com Kardashev, sì, che ha È cercato come di Khrushchev e Khrushchev, no? Si scrive Khrushchev, ma si dice Khrushchev. E anche Gorbachev, non è Gorbachev, ma è Ma è Gorbaciov. Gorbaciov, Ma è ok, con dai, Kardashev, ok, Kardashian. benissimo. Le volevo chiedere, lui ha provato, ha tentato di ipotizzare un possibile sviluppo delle forme di vita aliena e quindi il raggiungimento tecnologico da parte di queste attraverso una scala e l'ha codificata, che porta appunto il suo nome, è la scala di Kardashev a questo punto, se dico Sì, bene. certo. A me questa cosa mi ha sempre incuriosito. Secondo lei è una
ipotesi possibile, cioè è realmente immaginabile classificare evoluzioni di civiltà aliene in base alla quantità di energia che gli stessi riescono a immagazzinare o a disporre? Kardashev lo ha fatto, è legittimo farlo, è un modo come un altro per classificare, no? Le civiltà da quelle più elevate a quelle meno elevate. È chiaro che tutto questo poi è in funzione anche del sistema solare in cui le civiltà si trovano, no? Se, cioè, se è possibile o meno utilizzare l'energia della stella o addirittura fuori, cioè tutte queste belle cose, no? Nel primo caso ci troviamo di fronte a società, diciamo, che hanno nel proprio pianeta il punto di riferimento fondamentale. Nel secondo, quelle che invece vedono nella propria stella, no? Esattamente, sì, Il stiamo punto di vedendo le riferimento, immagini. e nel terzo addirittura nella propria galassia. Quindi indubbiamente sì, è legittimo fare questa scala. Tra l'altro, io non ho avuto il piacere di conoscere Kardashev, ma ho conosciuto diversi astronomi che si sono formati alla scuola di Kardashev, e devo dire francamente che, insomma, è una visione delle cose abbastanza accettabile, insomma. Poi, ripeto, sono questioni di punti di vista. Bene, a questo punto, capito insomma che le possibilità di presenza di forme di vita extraterrestre non sono poche, e considerando appunto gli sviluppi tecnologici che sta mettendo in campo il genere umano, mi viene da chiederle cosa potrebbe succedere se davvero nei prossimi 10-15 anni dovessimo captare un chiaro segnale di origine extraterrestre. In quel caso, esistono dei protocolli di contatto? Cioè, una volta che noi riceviamo un messaggio, siamo pronti a questa cosa? Abbiamo immaginato che tipo di meccanismi mettere in campo? Allora, a livello, diciamo, SETI, si è pensato a che tipo di reazione ci dovrebbe essere in funzione appunto di una simile scoperta. Tra l'altro, io sono stato co-protagonista di questo discorso, perché fu realizzato il SETI Post Detection Protocol, il protocollo SETI successivo al rilevamento del segnale intelligente, no? Tanto per capirci. Questo protocollo è venuto fuori nel 1990, però in realtà l'agente del SETI ci ha lavorato durante i congressi della Federazione Astronautica Internazionale nel 1987, nel 1988 e nel 1989. Io ho partecipato sia al congresso astronautico internazionale della Federazione Astronautica Internazionale dell'87 e dell'88, il primo a Brighton, il secondo a Bangalore in India. E questo è stato fatto, diciamo, in quanto che io ho presentato e i referee hanno accettato, in tutti e due gli anni, due relazioni sociologiche legate proprio a che tipo di reazioni ci potrebbero essere in funzione appunto del rilevamento del segnale. Sulla base di queste mie memorie e anche di quelle fatte da altri, come ovvio, è stato poi redatto il SETI Post Detection Protocol. Allora, intanto diciamo una cosa, nell'86 a Innsbruck fu detto che nell'87 e nell'88 ci si sarebbe dedicati a questo aspetto, per così dire, più sociologico, psicologico del discorso, no? E allora io fui lesto a presentare una memoria. La accettarono così, diciamo, è stata poi sviluppata nei 2 anni successivi e va tutto bene. Questa roba è stata pubblicata su pubblicazioni scientifiche e va bene. Però il problema è il contatto e il rilascio della notizia. Come deve essere effettuato? Questo, guardate, che è più importante di quanto non si creda, in quanto che bisogna stare molto attenti a non lasciarsi scappare di mano la cosa, dicevano non solo gli scienziati, ma anche alcune autorità
che sono dietro gli scienziati. Non dimentichiamo che gli scienziati sono pagati dai governi il più delle volte, o comunque da università che hanno dietro ovviamente delle strutture governative. E di conseguenza devono allinearsi fatalmente nei confronti di un certo tipo di orientamento che viene dato loro. E se tu sei una voce fuori dal coro, non trovi spazio. Questo è normale. Devo dire che durante i lavori per la redazione del SETI Post Detection Protocol, io non ho partecipato alla parte finale perché nell'89 non c'ero, però poi insomma il tutto è venuto fuori nel 90. Una delle due mie memorie è in bibliografia, quindi evidentemente hanno considerato anche me. Beh, io sono rimasto molto sconcertato dal fatto che gli americani, non dimentichiamo che il SETI è sostanzialmente americano, anche se Ha diciamo fondi è privati dominato però, quantomeno. adesso negli ultimi anni sta andando avanti con donazioni di fondi privati, perché anche gli Esattamente, sì, ma americani hanno abbandonato. è stato abbandonato per un fatto, perché è scomodo. È Sì. scomodo. E allora, essendo considerato scomodo, non dimentichiamo che c'era Reagan che era molto aperto a questa cosa, che voleva far avere al SETI dei fondi megagalattici. Sì. Per No, ma carità, se il non Senato ricordo americano gli male. ha bruciato tutto. Se non ricordo male, Reagan addirittura durante un volo ebbe un'esperienza di aver avvistato un oggetto volante non È identificato e poi ne vero, parlò con è vero, è vero. il suo sottosegretario, allora mi pare, È giusta questa? verissimo, è verissimo. No, Reagan ha avvistato un UFO, come anche il presidente Carter, tra l'altro. Quindi voglio dire, alla Casa Bianca si sa benissimo di che si parla e tutti i candidati presidenziali americani hanno usato il discorso degli UFO per fini elettorali e hanno tutti promesso che in caso di elezione È avrebbero poi vero, però votato il poi non lo Senato. fanno mai. Non l'ha fatto nessuno. L'unico che ci ha provato platealmente è stato Carter, il quale negli ultimi mesi di mandato cercò di investire la NASA di questo compito e si è sentito dire, anzi si è sentito rispondere per scritto, no? Dalla NASA, che l'ente spaziale americano si sentiva onorato dell'incarico che gli doveva essere affidato, ma non si sentiva all'altezza. Quindi in pratica il contribuente è stato fatto contento e gabbato e il presidente ne è uscito senza problemi. Non dimentichiamo che la stessa Hillary Clinton, quando si è trovata in campagna elettorale con l'attuale inquilino della Casa Bianca, ha detto che se la eleggevano avrebbe detto la verità sugli UFO. Quindi tutto questo ormai è diventato palese, lo sanno tutti. Ma torniamo un attimo al discorso del SETI. Il protocollo, in effetti, cosa prevede? Prevede il fatto che prima di andare a dire che effettivamente è stato rilevato un segnale extraterrestre intelligente, il cliente finale lo saprà buon ultimo. Perché? Perché prima c'è tutta una serie di strutture, ambienti e quant'altro che dovranno essere informati in precedenza, elaborare un certo tipo di comportamento, stabilire tutta una serie di parametri e poi per ultimo si potrà dirlo alla gente. Questo è quanto. Ma perché? Perché si teme, anzi, si ha il terrore che un evento simile possa in qualche modo scappare di mano. E d'altro canto, io come sociologo sono il primo a dire che Jung aveva perfettamente ragione, perché Jung si è occupato di questo tema, ricordiamo che è una delle più brillanti menti dell'umanità e del XX secolo. Lui ha scritto un libro intitolato Su cose che si vedono nel cielo, Von Dingen, die am Himmel gesehen werden, che purtroppo la massa degli scienziati disinformati, perché non l'hanno letto, credono quello che si scrive di questo libro, e cioè che è il tentativo di spiegare in chiave psicologica gli UFO, perché gli UFO sono soltanto una causa psicologica. È una balla grossa quanto la nostra stella, né più né meno. No, Jung ha fatto il contrario. Jung ha detto che se è vero, come è vero, che gli UFO si possono anche spiegare da un punto di vista psicologico con varie cose, in realtà c'è uno zoccolo duro di casistica che non si spiega assolutamente. E per il quale lui stesso dice nell'ultimo capitolo del suo libro che l'unica possibile spiegazione è che noi si riceva visite dallo spazio da lungo tempo. Questo addirittura. Però il problema è che Jung non si ferma qui. Jung è morto affermando non solo di credere agli UFO e alle visite extraterrestri, ma anche mettendo in guardia su una cosa importante. Allora, bisogna stare molto attenti, diceva lui, a come
dovremo affrontare un'eventualità del genere. Perché? Perché la storia, diceva giustamente Jung, non ci dice niente di buono. Guardate, diceva lui, cosa è successo alle civiltà dell'America precolombiana che semplicemente sono state contattate, hanno avuto il contatto con gli europei. Il loro mondo è imploso nel giro di 2 o 3 decenni. È finito tutto, perché praticamente questi poveri disgraziati si sono ritrovati un mondo alternativo che di fatto gli è stato imposto. Fine. E solo adesso, molto faticosamente, stanno cercando di recuperare i contenuti culturali di quelle civiltà ormai morte, no? E succederebbe, diceva Jung, forse qualche cosa del genere, anche a noi se non ci stiamo attenti. Sì, Perché noi dottor intanto Pinotti. potremmo correre il rischio di buttare tutto, scusi il termine, nel cesso, dicendo benissimo, ci sono questi che hanno qualche milione di anni sul groppone, quindi ci possono insegnare tutto, prendiamo tutto da loro. Attenzione perché sarebbe un errore, non possiamo rinnegare noi stessi, prima cosa. Sì. Quindi non possiamo buttare nel cestino della carta straccia tutto quello che siamo stati prima. Secondariamente, c'è da dire che una civiltà come la nostra, che si trovasse in un contesto del genere, avrebbe sicuramente quello che in sociologia si chiama una crisi di anomia, E cioè il difatti, crollo dei valori di riferimento. dottor Pinotti, questa cosa gliela volevo proprio chiedere. Era la prossima domanda che volevo fargli, perché questo è il Ebbene, punto. ci siamo trovati parzialmente. Questo ragionamento, io negli ultimi tempi l'ho visto fare anche ad un grandissimo scienziato, cioè Stephen Hopkins. Lui anche negli ultimi periodi della sua vita affermava che forse era meglio non incontrare, anzi non mandare proprio nessun segnale in giro, perché le civiltà meno progredite, la storia insegna, sono sempre finite male, sono sempre scomparse. E forse proprio da questo punto di vista, dottor Pinotti, forse nessuno meglio di lei può rispondere proprio a questa domanda, che è il punto cruciale di tutto. Qualora dovessimo entrare, cioè, il contatto massivo sembra qualcosa che presto o tardi si dovrà incrociare con la nostra civiltà, con la nostra umanità. Allora, siamo pronti a questa cosa? I sociologi, le persone che hanno studiato, hanno cercato di ragionare sopra questa opzione, questa possibilità, hanno cominciato a mettere in relazione questa nuova realtà con tutti i sistemi industriali, energetici, religiosi, economici, di tutto. E quindi hanno formulato proprio questa idea. Corriamo il rischio di andare verso quella condizione che viene definita di massima anomia? Cioè, la Sì, nostra realtà è assolutamente sì. capace di sostenere questo impatto? Allora, no, non siamo ancora in grado di sostenere un impatto del genere, perché dobbiamo ammettere tranquillamente che la massa della gente, che è ovviamente ignorante in quanto massa, non potrebbe assolutamente digerire questa cosa come se fosse bere un caffè. No, tutto questo sarebbe sicuramente sconvolgente. E se è sconvolgente, il problema dei vari governi è trovarsi di fronte un problema che non sei in grado di governare, che ti potrebbe scappare di mano. E questa è la ragione per cui sul tema degli UFO è stata prima applicata la cosiddetta congiura del silenzio, poi la negazione a oltranza e totale, e poi il ridicolo addirittura, che ormai non convince più nessuno. E diciamo la situazione adesso in cui, che viviamo adesso, in cui si dice e non si dice, no? In realtà, diciamo questo, nel tempo la situazione è migliorata, perché se per esempio un contatto di massa con qualunque tipo di civiltà extraterrestre che fosse arrivata qui si fosse verificata per esempio negli anni 50, sono convinto che sarebbe stato un disastro, cioè nel senso che avremmo avuto uno shock culturale epocale, e che come cultura saremmo implosi. Saremmo diventati praticamente una cultura atta solo a copiare quella dei nuovi venuti. Non sarebbe poi granché un discorso del genere. Viceversa, oggi la coscienza che non siamo soli nell'universo, che quindi non dobbiamo avere l'arroganza di pensare che il nostro punto di riferimento su varie questioni è quello giusto, mentre ce ne possono essere altri assolutamente più validi. Ecco, tutto questo, si sta ampliando e se noi andiamo a guardare anche a livello di sondaggi di opinione, mentre all'inizio, per esempio,
ma dal 25 al 30% degli intervistati, parlo degli anni 60 e 70, accettavano simili prospettive. Oggi il rapporto si è completamente ribaltato. Ormai siamo sull'ordine dei 75-80% degli intervistati che dicono che non soltanto c'è la vita nell'universo, ma che addirittura gli alieni ci visitano. Allora, se le cose stanno così, questo indica che il fenomeno sta incidendo a livello coscienziale sulla gente e che quindi le cose sono cambiate. Che, tra l'altro, la ragione del segreto, no? Dell'atteggiamento proprio tipicamente militare di secretazione di tutto quanto questo argomento è legato proprio non solo al fatto di temere di non gestire la situazione, ma anche del fatto di temere di essere vittime, come diceva appunto Stephen Hawking, no? Di qualche cosa che poi, da cui poi non esci più, insomma. E allora diciamo che sì, può essere anche giusto, per così dire, essere molto cauti, però va anche detta una cosa. Se è vero come è vero che in un arco temporale di almeno 75 anni, perché tanta è praticamente almeno il periodo in cui gli UFO sono stati indicati come tali, non è successo nulla, cioè nessuno ci ha invaso, nessuno ha manifestato atteggiamenti ostili, nessuno ci ha fatto nulla, potrebbe anche essere logico pensare che da costoro noi non abbiamo più di tanto da temere. E se le No, cose infatti stanno no. così, allora alla fine forse potremmo forse avere solo da guadagnarci in un contatto di massa. Naturalmente, tutte queste sono ipotesi. Quello che è certo è che comunque il fenomeno, UFO esiste, resiste, persiste, si manifesta sempre nello stesso modo e dà l'indicazione di un qualche tipo di monitoraggio della Terra e dei suoi abitanti, senza però intrusioni. E questo è abbastanza, come dire, anche positivo alla luce del fatto che appunto probabilmente non abbiamo più di tanto da temere. Uno dei grandi padri dell'astronautica, Hermann Oberth, no? Sì. Già negli anni 70, no, 60 addirittura, Sì, diceva diciamo praticamente, Herbert Oberth, che è il padre della sì, è il maestro dei missilistica, è il fondamenti. padre della missilistica, sì, è la persona che ha formato Von Braun, che ha realizzato il primo razzo per andare sulla Luna, il Io Saturn sul 5, razzo certo. qui ha fatto le due prefazioni a libri miei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo nel 67 prima e poi di vederlo pochi mesi prima che morisse. Lui è morto a 95 anni, lucidissimo, no? Ecco, lui ha scritto un libro intitolato Catechismus der Uraniden, il catechismo degli uranidi. Lui diceva: gli UFO sono astronavi extraterrestri che sono ovviamente frutto di una tecnologia di esseri che, se vogliamo dargli un'etichetta, li dovremmo chiamare uranidi, uranidi da Uranus, il cielo, abitanti del cielo, dell'universo, no? Quindi è un nome che lui ha creato così, ma era certissimo di quello che diceva e tra l'altro sembra anche giusto vedere in costoro non necessariamente dei predatori stellari, ma semplicemente soggetti che possono anche essere interessati così, da quello che succede sulla Terra, ma che però non si confondono più di tanto con noi, anche perché poi c'è da fare una considerazione che pochissimi fanno. Allora, ipotizziamo che costoro decidessero di punto in bianco di avere un contatto di massa con noi. Bello, ma scusate, il problema non sarebbe solo un problema per noi, sarebbe un problema anche per loro e non sarebbe uno scherzo. Quando degli antropologi si trovano a interagire con civiltà inferiori, no? Aborigeni, quello che vi pare, come dire, l'ordine è non alterare la civiltà studiata, non quindi contribuire in qualche maniera a È la inquinarla. prima direttiva, diciamo. La prima direttiva, beh, ma è normale, la prima direttiva di Star Trek non è che è Esatto. stata inventata a caso. No. Pochi si rendono conto che la fantascienza è stata anche fatta da scienziati. Pochi Una se ne rendono domanda a proposito di questa cosa. Si può ipotizzare che la fantascienza in qualche maniera sia stato uno strumento, un esperimento sociale per cominciare a inculcare informazioni? La saga di Star Trek, di quelle stellari, hanno letteralmente coinvolto milioni di persone.
che con quegli strumenti, con quei mezzi, la cinematografia ha in qualche maniera avvicinato il grande pubblico a delle realtà che comunque già erano conosciute agli addetti ai lavori? La risposta è assolutamente sì. Perché? Perché esiste a Washington e non da ora un programma che nell'intelligence viene chiamato Oriented Productions, cioè produzioni orientate, che mira proprio a sfornare un certo numero di film, o film per il grande schermo o per la televisione, che servono proprio a orientare il pubblico verso certi scenari. Allora, voi pensate che già dal 50-51, quindi 3 anni dopo che gli UFO sono saltati fuori, 2 anni e mezzo 47, dopo che gli certo. UFO sono saltati fuori, Hollywood si è messa al lavoro e ha fatto di tutto e di più. Ma guardate, non c'è niente di strano. Hollywood è un possente, strumento di propaganda. Chi non capisce questo è un vero deficiente. La cinematografia, diceva Mussolini, è l'arma più forte. E non perché l'ha detto Mussolini, ma semplicemente per dire che già allora, non dimentichiamo che il cinema al mondo c'è a Cinecittà e a Hollywood. Poi vabbè c'è Bollywood, ma lasciamo perdere. No, allora sostanzialmente tutti e due gli ambienti, sia Cinecittà sia Hollywood, si sono prestati a propaganda. Non dimentichiamo che i film del regime fascista, fatti nel periodo del ventennio, miravano proprio a magnificare il regime. E analogamente, quindi anche gli americani si sono serviti dello stesso strumento. Non dimentichiamo che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale siamo passati dall'immagine del tedesco nazista brutto, cattivo, perverso e crudele a chi? Al russo, brutto, cattivo, perverso e crudele. E adesso c'è il terrorista arabo brutto, cattivo, perverso e crudele. Gli americani hanno sempre avuto bisogno di un nemico e quindi Hollywood glielo dà. Ed è normale questo perché Hollywood è uno strumento di propaganda, orienta le masse, serve a questo. Quindi il discorso, diciamo, degli UFO, facendo film di fantascienza, è stato in qualche maniera anche ammorbidito. Spiego meglio. Il discorso delle produzioni orientate hollywoodiane in chiave ufologica, in chiave diciamo extraterrestre, è stato fatto fondamentalmente perché le autorità americane erano spaventate da una prospettiva. La prospettiva era: va bene, noi per contenere il problema neghiamo o diciamo stiamo zitti su tutto, perfetto. Ma se domani questi ci prendono in contropiede e si manifestano, come la mettiamo? Quindi il progetto è: dobbiamo in qualche maniera preparare o tendere a preparare la gente. Ed ecco il progetto Produzioni Orientate. Dottor Chi non Spinotti, capisce questo non sa la storia. E questo è il problema. Poi, io le scorrendo un po' di informazioni. scusi, aggiungo un'altra cosa. Non si è capito da moltissimi un fatto fondamentale. Il tema degli UFO, al pari di altri argomenti, è un problema fondamentalmente di intelligence. Il Assolutamente. che vuol dire c'ha dentro fino al collo i servizi segreti, tutta una serie di manovre che i più non devono sapere. Non dimentichiamo che in America vige da sempre il concetto del need to know, il bisogno di sapere. C'è bisogno che tu sappia una cosa? Devi essere informato e la devi sapere. Non c'è bisogno che tu la sappia? Non la saprai mai e le masse non devono sapere. Sì. Dottor Pinotti, una cosa, scorrendo un po' di informazioni, sempre in riferimento alla cinematografia, questa è una curiosità mia perché mi sono sempre chiesto quanto poi questa informazione fosse vera e forse lei è la persona che mi può rispondere. Avevo letto da qualche parte che durante le riprese della prima serie di Star Trek, quella degli anni 70, con lo Spock, l'ufficiale Kirk, il comandante Sì. Kirk, sul set vi erano due agenti di un'agenzia americana, non so se della Che comincia CIA, per C e finisce per A. Sì. benissimo, che in qualche maniera durante le riprese dettavano non addirittura i tempi, ma le condizioni, cioè questo si può fare, questo non si può fare, dovete farlo così, quasi fossero davvero Vero. informati su quello che era un dato di fatto. E quindi molte delle puntate di Star Trek degli anni 70,
a cui ero certo. particolarmente appassionato, furono, diciamo, arrangiate da questi agenti dell'FBI, della CIA, sì, scusami, scusa. È No, è vera sta cosa? verissimo, Ah, confermo, è così, ma bene. aggiungo anche di più, teniamo presente che, diciamo, il discorso dell'intelligence ha sempre dominato lo scenario, ma io stesso, per esempio, per dire, no? Io a 26 anni, avevo finito tutti gli studi universitari, dovevo andare per forza a fare il militare, allora era obbligatorio. E allora, dovendo comunque partire militare, o lo facevo da soldato semplice, come era normale, no? Che fosse, oppure c'era un concorso per allievi ufficiali di complemento, mi iscrissi, feci il concorso, lo vinsi e quindi ho fatto il servizio militare, 15 mesi all'epoca, come ufficiale di complemento dell'arma di artiglieria. Dal momento che però, diciamo, non avevo particolari santi in paradiso, e all'epoca andare sotto le armi, il primo problema per chiunque ci andasse era cercare di finire vicino a casa, no? E quindi io, viceversa, non ci avevo, ripeto, santi in paradiso. Mi sono ritrovato nel posto più, uno dei posti più scomodi, praticamente, A Curio. che era la terza brigata missili di Portogruaro, dove su 130 del mio corso, no? Che poi, insomma, siamo diventati sottotenenti, 13 soltanto erano sbattuti. Ed era una grande unità NATO con armamento nucleare tattico. Noi avevamo bombe atomiche a disposizione. Sì. C'era la guerra fredda, le avremmo usate in caso di conflitto con il patto di Varsavia. Naturalmente, questo per chiarire l'ambiente. In quell'occasione mi fu chiesto da parte del mio comandante di gruppo, che sapeva che mi occupavo di certe tematiche, se me la sentivo di fare una conferenza di aggiornamento per gli ufficiali superiori della nostra unità. Io credevo quasi che scherzasse, quando lui mi ha detto: "No, guardi, lei mi deve dire se se la sente o no". E io ho detto: "No, no, ma va bene, me la sento". Benissimo, allora si mette al lavoro. Devo confessare che per me questo è stato un piacevole diversivo, perché gli ultimi 2 mesi della mia ferma militare, col fatto che dovevo prepararsi questa conferenza, mi sono, diciamo, imboscato un pochino. Va bene. Defilato Poi dagli impegni, diciamo. gli ultimi giorni della mia ferma militare, facciamo questa conferenza. La conferenza, tra l'altro, è una cosa molto comica, perché la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, che tra l'altro era figlia di un militare d'aeronautica, che mi era venuta a trovare, poverina, per dire: "Ah, beh, dai, poverina, l'hanno blindata e segregata nel circolo ufficiali perché non aveva il NOS, no? Il Sì. nulla osta segretezza, perché la conferenza era ritenuta, diciamo, che avvenisse con criteri classificati, no? Tutto da ridere. Comunque, la conferenza fu un grosso successo e il generale comandante se ne innamorò e disse: "Ah, ma questo è stato fatto un bel lavoro, adesso facciamo una cosa, io mi dia il testo che ci penso io". Cosa avviene? Avviene che io ero già tornato alla vita civile, avevo già il mio lavoro, diversi mesi dopo mi ero sposato. Ecco, alla fine mi ritrovo il testo della conferenza sulla rivista militare, che è l'organo ufficiale dell'esercito italiano. La cosa mi ha fatto piacere, vabbè, ma la cosa è morta lì. Quando poi nel 73 c'è stata una nuova grande ondata di avvistamenti ufologici in Italia, sono stato avvicinato da un colonnello dell'esercito italiano, che era l'ufficiale I, cioè quello che segue l'intelligence, della regione militare Tosca-Emiliana. Lui mi disse: "Dottore, buongiorno, piacere di conoscerla, ho visto il suo articolo sulla rivista sulla rivista militare, di conseguenza lei è un esperto, è sicuramente accreditato per dire quel che dice, accetterebbe di farmi da consulente se io dovessi imbattermi di nuovo, come qualche volta è successo, in cose di questo tipo?" Ovviamente gli ho detto di sì. Fra il 73 e l'80 io mi sono trovato a imbattermi con lui in inchieste, fra cui anche atterraggi di questi oggetti, tra l'altro, non solo avvistamenti, in ambito militare. E mi sono subito reso conto che se il testimone ha una uniforme o è caratterizzato da abiti civili come qualunque persona normale, il fenomeno non cambia.
Niente, poi la cosa è finita chiaramente col 1980, quando questo colonnello è diventato generale e è stato preposto ad altro incarico. Però è solo per dire che tutto questo è servito a capire di quanto l'intelligence sia dentro a questo argomento. Assolutamente. Naturalmente a me è stato chiesto, limitatamente a quei pochi episodi che abbiamo investigato in quell'ambito lì, il doveroso riservo del caso, che io all'epoca ho mantenuto, poi dopo no. Chiaramente, Uscito, diciamo, ma è dalla vita militare. normale, eh? Uscito dalla vita militare. Una cosa la devo dire perché Sì. questa è molto interessante. Quando io stavo preparando la conferenza alla terza brigata missili, Sì. no? Proprio 3 o 4 giorni prima mi vennero a trovare nel circolo ufficiali della caserma dove io mi trovavo due colleghi. Noi avevamo le bombe atomiche, ma non le avevamo mica noi, le bombe atomiche le avevano gli americani. Ce le avrebbero date solo in caso di conflitto, come ovvio, no? Vabbè. Allora, questi ufficiali americani lavoravano con noi a stretto contatto. Due di loro, un capitano e un tenente, mi vengono a trovare e mi dicono: "Ah, tenente, buongiorno, senta, ma è vero che lei deve fare una conferenza sugli UFO?" E io ho detto: sì. Ah, bene, interessante, che cosa dice?" E io gli ho detto tutto quello che avrei detto, ivi incluso ovviamente quello che poi c'era da dire, cioè l'ipotesi extraterrestre come quella in grado di dare maggiore spiegazione del tutto, no? E a questo punto loro mi hanno detto: "But do you know that in the States we have the crashed crafts and the bodies of the pilots?" Traduzione: ma lei lo sa che noi negli Stati Uniti abbiamo Abbiamo gli già. oggetti schiantati al suolo e i Sì. cadaveri dei piloti? Io ci sono rimasto senza parole perché non sapevo cosa dire, ovviamente. Nessuno sapeva nulla di queste cose all'epoca in Italia, perché eravamo nel 72. E soltanto nel 79 è uscito il libro di Berlitz e Moore, Accadde a Roswell, dove si parlava per la prima volta di un UFO crash, cioè della caduta di un UFO poi recuperato dai militari americani nel 47. Quindi capite bene che qui la storia ha aspetti che non sono Molto. mai stati rivelati. È No, normale, assolutamente. d'altronde, che questo sia. Un'altra cosa che non c'entra niente con questo argomento, ma che vale la pena di ricordare, tra l'altro di recente ho collaborato a un bel programma della televisione spagnola su questo tema, è il problema degli astronauti russi fantasma. Sì. Cioè, tutti noi siamo stati informati del fatto che il primo astronauta della storia era Yuri Gagarin, No, ed ce è ne sono vero, stati molti ma altri è che il prima. primo astronauta della storia che è tornato vivo, Sì, perché c'è esatto. sicuramente stato almeno Sì. un paio di precedenti occasioni in cui i russi hanno lanciato nello spazio per delle missioni assolutamente identiche E non sono astronauti rientrati, che ma non hanno fatto errori. noi abbiamo avuto due italiani che hanno captato gli Sì, i ultimi. fratelli Unica Cordiglia, miei buoni Esattamente. amici, i quali avevano le prove di tutto questo, che ci sono le registrazioni in lingua Sì, sì, russa sì, di sì. una donna che sta morendo nello spazio, Mentre rientra, e sì, assolutamente. i funzionari dell'ufficio politico della questura di Torino sono andati da loro e gli hanno detto: "Siete bravissimi, però questa roba ve la tenete nel cassetto perché la Repubblica Italiana, con governo democristiano, sia Sì. chiaro, non si può permettere di avere problemi col governo dell'Unione Sovietica." Capito? Sì. E quindi, se questa è la realtà, cioè se la storia sempre e comunque è bugiarda, e lo è da sempre, perché ricordatevi che la storia la scrivono sempre i vincitori in primis, no? Ma Certo. soprattutto è bugiarda perché offre solo quello che deve dire alla gente, non quello che non si deve dire. E questo è il problema. Dottor Pinotti, andiamo avanti un po' con il ragionamento che avevamo cominciato a imbastire prima. In effetti le cose sono molto cambiate negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni sicuramente c'è stato un salto notevolissimo, però c'è anche da dire che oggi gli strumenti che abbiamo a disposizione permettono una condivisione delle informazioni ormai praticamente in tempo reale. E se sino a qualche anno fa abbiamo sempre visto gli Stati Uniti come il centro del mondo, il centro economico, il centro della potenza militare, in realtà questa cosa ormai non è quasi più così. Le faccio vedere una tabella che avevo preparato. Togliamo subito lo skin, vediamo se riusciamo, perché volevo commentarla con lei. Ecco qui. Allora, guardi,
Guardi un po' questo dato. Noi sostanzialmente abbiamo una crescita incredibile di due stati, che sono la Cina e l'India. I dati al momento sono relativi, trovati naturalmente su internet, Sì, sino certo. al, diciamo, al 2018. Però abbiamo di fatto due nazioni che rappresentano da sole quasi la metà del genere umano. Siamo all'incirca quasi a 3 Assolutamente. miliardi di persone, quindi Cina e India. Io mi Certo. chiedo, ma queste due enormi realtà che ruolo possono giocare all'interno dello scacchiere mondiale per ciò che riguarda la tematica ufologica? Ma non dimentichiamo una cosa, che le grandi potenze occidentali, e ci metto non solo gli Stati Uniti ma anche la Russia a questo punto, hanno sempre, in quanto erano i due grandi, giocato un ruolo primario. Quindi lo stanno in qualche maniera cercando di fare ancora nei confronti della Cina e della Russia. Della Cina, con la Cina è un po' più difficile. L'India, no, studi della Cina e della Russia, parlo della Cina e dell'India. Dicevo, con la Cina è un discorso sicuramente più difficile perché i cinesi stanno crescendo in maniera Paventosa, esponenziale. certo. Certo, per quello che riguarda l'India, un po' meno, ma per carità, anche l'India si sta sviluppando notevolmente, è però in una posizione sicuramente minoritaria. E comunque l'India è più in qualche maniera malleabile da parte, diciamo, di America e Russia. Francamente, devo dire, l'esperienza cinese, per quello che io ho visto, io sono stato sia nella Cina continentale, sia tra l'altro a Hong Kong, me ne sono andato proprio per un pelo, perché poi stavano chiudendo l'aeroporto con i movimenti di piazza che c'erano. Ecco, però voglio dire questo: la Cina ha un atteggiamento imperiale, non per nulla è il celeste impero, non ce lo dimentichiamo. Ha un atteggiamento che intende in qualche maniera imporsi al mondo. Non dimentichiamo che la stessa bandiera cinese lo dice, no? La bandiera cinese in campo rosso. C'è una grande stella rossa con quattro stelle attorno. La grande stella rossa è la Cina nella Grande Asia e Sì. le quattro stelle che gli fanno da satelliti sono gli altri quattro continenti. Guardate che già questo la dice lunga, no? Poi se voi andate in Cina, non soltanto vedete che non ce la dicono tutta intera i nostri media, ci vengono ancora a dire che noi in Europa contiamo qualcosa, che qui, che là, che sopra, che sotto, ma scherziamo. Io sono stato per dire di recente in una città minore, Chongqing, no? La vecchia Giunchino, che era praticamente capitale durante il periodo dell'occupazione giapponese del nord, no? Ai tempi di Sun Yat-sen. Ecco. E mi sono trovato di fronte a una città con oltre 10 milioni di abitanti, con tre fiumi, battelli per turisti di 6-7 piani e soprattutto macchine sportive non meno belle delle nostre. La gente all'occidentale, i giovani muniti di palmare, la maggioranza dei quali guarda l'inglese come elemento fondamentale per guardare il mondo, tutte cose che noi qui in Italia ce le sogniamo. E devo dire che non è bellissimo vedere, per esempio, una prosopopea di tipo militaresco che puoi vedere nei cartelli in cui vedi praticamente dei cinesi in uniforme, una dell'esercito, una della marina, una dell'aeronautica, che guardano il sole dell'avvenire con gli aerei che così gli volano sopra. Tutto questo la dice lunga, soprattutto in funzione del fatto che i cinesi hanno il debito americano in mano, non lo dimentichiamo, e tecnologicamente parlando hanno la tendenza a copiare tutto quello che possono, migliorandolo. Tanto è vero che da un punto di vista tecnologico, poco prima dell'esplosione del coronavirus, diciamo che bah, erano a un passo dal doppiare l'America. Ma E allora doppieranno anche i andiamo. cattivi comportamenti americani in ambito ufologico? E poi questo è il discorso. Dunque, io vi devo dire questo: io, se sono andato in Cina di recente, è stato proprio perché la Cina stava sviluppando una iniziativa UFO propria, tesa a portare il tema degli UFO alle Nazioni Unite.
e a fargli dare un riconoscimento ufficiale. Voi capite bene che una cosa del genere, al di là del fatto che poteva non piacere ad altri paesi, se andava avanti forse avrebbe avuto degli sviluppi interessanti. Poi il coronavirus ha completamente maciullato tutto, quindi finito. Però la dice lunga tutto questo. Sì. Cioè la Cina è attenta a tutto, quindi sicuramente sentiremo parlare di loro. Non dimenticate che vogliono andare sulla Luna. Sì, E non è che assolutamente. non siano nelle condizioni di farlo, lo possono fare. Poi resta da vedere un po' come andrà a finire. L'India è già diversa perché anche l'India partecipa alla corsa spaziale, satelliti, tutte queste belle cose qua. Ha degli ottimi matematici, perché gli indiani sono degli ottimi scienziati e dei bravissimi matematici e fisici, e quindi diciamo sono due potenze sicuramente con cui bisognerà fare i conti. La Prossimamente. Russia, questo stato di cose, come è sempre stata, no? È stata molto bizantina, sta a guardare, no? Per dire, vabbè, da cosa posso trarre vantaggio per me a fronte di questa situazione? Punto interrogativo. Questo è un po' Allora, lo dottor scenario Pilotti, non gli ho del momento. fatto questa domanda a caso. Adesso, insomma, racconto, c'è stato un passaggio durante i miei incontri con persone che si occupano di argomenti legati alla realtà extraterrestre ufologica, in cui mi era stato detto che mi dica lei quanto può essere vera questa informazione. Alcuni siti importanti, le faccio vedere un'immagine che l'avevo preparata, eccola qui. Allora, questa è l'immagine relativa ai siti UNESCO. Molti di questi siti si trovano in territorio cinese. L'idea è quella che probabilmente questi siti sono stati legati in passato al atterraggio, all'avvistamento di civiltà extraterrestri. Poi, le popolazioni insistenti in quell'area hanno in qualche maniera messo in piedi un culto e creato monumenti, creato strutture a memoria di quegli eventi. Quanto è vera l'idea che i cinesi stiano lavorando sull'individuazione di qualcuno di questi siti per stabilire o per provare a creare proprio il contatto massivo? Le Ma sembra senta, fantastica o possibile? può anche essere una semplice così, considerazione, basta, però Sì. Sì, diciamo anche qualcosina di più. appunto. Per esempio, i tedeschi, i Sì. nazisti, Sì. avevano delle conoscenze loro particolari che oggi molti ritengono assolute sciocchezze dal punto di vista scientifico. In parte è vero, in parte non lo era affatto. Tant'è vero che i tedeschi hanno prodotto delle cose eccelse dal punto di vista Sì. A tecnologico cominciare dalla nell'ultima fase Windebunker. del secondo conflitto mondiale, no? Certo. Allora, il problema è che i tedeschi vengono, cioè noi tedeschi, i nazisti Nazisti, vengono certo. indicati normalmente come se il nazismo fosse semplicemente un evento di tipo politico, no? E No. non era così. Era un evento di tipo largamente esoterico. Esoterico, Però certo. andare a dire queste cose a gente che non sa neanche che vuol dire l'esoterismo, io ne sono uno studioso, ma questo non c'entra niente, è solo per dire, non vale nulla, Sì. Sì. c'è il rischio di non farsi neanche capire. In realtà i nazisti, e questo lo ha fatto, devo dire, sempre a Hollywood, Spielberg, con i Predatori dell'Arca Perduta, no? Sì. Allora, il quale sostanzialmente ha fatto capire che i tedeschi erano ossessionati dalla ricerca di oggetti di potenza o di potere, no? Che sono praticamente, per esempio, la lancia di Longino, il centurione Esattamente, romano che con la propria lancia colpì Gesù trafisse il sulla costato croce, giusto, certo. e che è conservata in Austria, all'Hofburg, no? L'arca dell'Alleanza, che ovviamente era quello strano marchingegno tecnologico Assolutamente fornito tecnologico. dagli angeli a Mosè sul Sinai e poi perduto. Poi altri oggetti del genere ce ne sono, ma sostanzialmente il fatto che i nazisti abbiano mandato sul tetto del mondo, no? E quindi sull'Himalaya praticamente in Tibet una spedizione alla ricerca delle origini
ariane ariane della razza ariana, certo. della razza, che questo è molto discutibile, ma non tanto quello, perché c'è un fatto: i nazisti lo facevano questo anche per un'altra ragione, perché Hitler era convinto di potersi alleare con il Sanat Kumara, il cosiddetto re del mondo, che secondo le tradizioni asiatiche vivrebbe in una città sotterranea, Sono in un andati a mondo cercarlo i sotterraneo, nazisti in Antartide. Sì, ad Arti, sono esatto. andati a E, cercarli in Antartide, c'era un gruppo di ricerca. no, Agarti è il mondo sotterraneo. Ok, Poi uno questi degli avevano ingressi di una base Agarti. antartica, questo è un altro discorso. Sì, siamo d'accordo. Ma dicevo, lo scopo era allearsi con questo Certo. re del mondo, col Sanat Kumara, perché le tradizioni dicono che si trattava di un demiurgo extraterrestre giunto su un carro di fuoco sulla Terra Sì. unicamente per implementare lo sviluppo della vita sulla Terra. Questo lo dicono le tradizioni asiatiche. Quindi i nazisti erano imbevuti di questo e cercavano appunto degli agganci su questo discorso. Non dimentichiamo che la Cina, a livello tradizionale, c'ha come l'India antica la tradizione dei carri celesti, Sì. esattamente gli stessi che si trovano anche nella Bibbia, no? Angelici per la Bibbia, legati ai Deva, cioè agli dei, nell'India, i Vimana, no? E i carri celesti invece cinesi. Allora, la Cina si chiama anche il Celeste Impero, non lo dimentichiamo. Sono tutti aspetti che dovrebbero essere considerati alla luce di quello che lei diceva. Può darsi benissimo quindi che ci sia un discorso simile. Io francamente non mi azzardo a fare legami eccessivi con questo, però è fuori discussione una cosa: se noi oggi siamo davvero visitati da esseri extraterrestri avanzati, è Sì. molto probabile che queste visite ci siano state anche nel passato Lo e ci siano. sono un sacco di indizi che lo indurrebbero a pensare. Quindi su questo sfondiamo una porta aperta. Benissimo. Dottor Pinotti, ancora un paio di domande veloci, però, perché poi volevo sottoporle alla sua attenzione alcune delle domande che ci stanno arrivando sul chat da chi ha avuto la bontà di seguirci da casa. La mia curiosità è: ma a questo punto l'uomo e la donna che scoperchieranno il benedetto vaso di Pandoro sul fenomeno ufologico sono già nati, sono in procinto, dobbiamo aspettare ancora molto tempo rispetto a questa cosa? Ma io risponderò in maniera molto, molto particolare. Sono già nati perché ci sono diverse persone, tante persone, che sanno già tutto come stanno, sanno già le cose per come stanno. Soltanto che queste cose non necessariamente è il caso di divulgarle oltre misura. Prima di tutto perché innescherebbero dei processi non totalmente controllabili. E secondariamente perché poi esporrebbero chi facesse con cognizione di causa queste rivelazioni anche a dei rischi, perché sicuramente ci sono dei poteri che avrebbero tutto da perdere, evidentemente, queste rivelazioni. Voi pensate al fatto che effettivamente chi oggi detiene il potere convenzionale lo perderebbe tranquillamente, perché nessuno starebbe più a sentire i nostri cosiddetti governanti, che sarebbero praticamente deprezzati in 5 minuti all'uomo della strada, sarebbero omologati all'uomo della strada, né più né meno. Quindi non sarebbero ritenuti validi per guidare un paese, mentre tutti guarderebbero ai nuovi venuti. Quindi chiaramente nessun pollo si mette in pentola da solo. Quindi i governi sanno benissimo che sono a rischio e quindi prima di fare una cosa del genere, non solo non lo faranno se non se e quando riterranno di farlo, ma soprattutto se lo dovesse fare qualcun altro, ci sarebbe sicuramente la tendenza all'eliminazione di questo soggetto deviante, che sarebbe scomodo e sarebbe da eliminare. E questo è già successo in passato, eh? E non è la prima volta. Ah. Guardate che l'intelligence non è, le intelligence non stanno lì per caso. Infatti, il punto è che per rimanere in buona salute, uno deve anche capire fino a che punto può dire quel che sa e quel che è. Concludo dicendo che io le mie risposte le ho già, completamente. Però il problema è che non sono condivisibili più di tanto
Se io non credo o non posso o non voglio, per quanto riguarda certe cose, e anche perché forse non è neanche il caso, potrebbe essere anche poco igienico, Sì, no? Tanto ho per capito capirci. Tutto qua. perfettamente. Mi sono fatto un'idea a proposito di questo. Adesso, a questo punto, va bene, visto che la situazione è davvero articolata e complicata, qual è la sfida più grande che dovrà affrontare l'ufologia nei prossimi anni? Bella domanda. Ma guardi, oggi è cambiato, sta cambiando un po' tutto, perché per esempio noi siamo costretti, dopo 27 anni di annuale simposio mondiale sugli UFO fatto a San Marino con appunto gente che viene da diversi paesi del mondo, a fare questa cosa online, perché oggi col coronavirus non puoi fare Certo, congressi alla vecchia certo, maniera. certo. Quindi, vabbè, questo è giusto per fare un esempio. Tutto quanto cambia. Quindi probabilmente tende a cambiare anche il discorso sugli UFO. Perché? Perché stanno morendo, stanno sparendo tutta una serie di ostacoli. Allora, c'è un certo quantitativo di mostri sacri della scienza che hanno stoppato la conoscenza scientifica in questo campo e che chiaramente morendo, o comunque essendo ormai vicini alla fossa, è chiaro che consentiranno o ai loro assistenti o ad altri di farsi avanti e di dire e di osare di dire cose che loro non avevano nessun interesse a dire. E questo è già una cosa in ambito scientifico. In ambito politico è uguale. I politici sanno benissimo che chi dovesse dire certe cose ne trarrà un certo vantaggio. E allora giocano, giocano, perché chiaramente un sistema è anche dire senza dire. Faccio un esempio. L'America, oltre ai presidenti che hanno promesso di dire e poi non hanno detto, beh, questa è una cosa recente relativamente, beh, risale no, 4 anni fa. Allora, c'era la campagna elettorale, che poi è stata vinta, da Trump, no? E c'era anche, sempre per il Partito Repubblicano, prima che alla fine poi la scelta cadesse necessariamente su Trump, c'era anche Jeb Bush, cioè il fratello più piccolo della famiglia Bush. Beh, c'era stato Bush Senior, George W. Bush, e c'era anche il fratello. Dice: beh, vediamo, magari mi metto anch'io in corsa per la Casa Bianca. E c'era il padre, e cioè il presidente George Bush Senior, Sì. quello della guerra del Golfo, il Sì. capo della CIA, perché lui è stato capo della CIA, il quale è stato intervistato dai giornalisti. Gli hanno detto: ah, ma suo figlio adesso concorre, dirà anche lui che dirà tutto sugli UFO, visto e considerato che lo fanno tutti? E lui ha detto in maniera molto criptica: vede, gli Stati Uniti non sono in grado di gestire il problema degli UFO. Punto. Non ha detto altro. Non ha detto è una sciocchezza. Non ha detto non è vero. Ha detto la verità. Perché gestire questo problema è dinamite. E quindi tutto sommato, aveva ragione, poverino. E ha ragionato da uomo dell'intelligence, perché questa è la realtà. Allora, diciamo che cosa dovrebbe fare l'ufologia in futuro? L'ufologia dovrà, diciamo, cercare di far venire fuori quello che può, come potrà, in contesti che vadano in qualche maniera al di fuori anche dei canoni convenzionali. Allora, la politica vecchia maniera ormai è finita. Quando noi vediamo un Medvedev che Sì. recita un fuori onda di cui probabilmente era al corrente, no? Ma E io mi chiedo in diciamo, Russia come si fa a mandare un fuori onda senza le autorizzazioni. Quel fuori onda. profonda verità. E comunque, che ci Che viene a poi, tra dire, l'altro, dottor guardate, Pinotti, no, quando. questa cosa vorrei che la spiegasse bene. Sì, no, Perché lì, guarda. no, lì fu detto, fu menzionato. Si parlò anche dei Men in Black, che molti confusero con il No, no, film no, Men no, in no, 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 Black, chiariamo, appunto. chiarisco tutto, Ecco, appunto, chiarisco tutto, chiariamo chiarisco questo tutto. passaggio perché è Allora, la fondamentale. intervistatrice del presidente Ecco. Medvedev
ha microfoni apparentemente spenti, No, non ma erano i maligni spenti. dicono che lui lo sapeva benissimo che in realtà Assolutamente sì, lo sapevo. gli avrebbe consentito questo di dire le cose senza dirle, no? Esatto. Gli viene rivolta la domanda dall'intervistatrice che gli chiede: ma presidente, circa il discorso degli UFO, lei che cosa ne sa, cosa può dire? E lui risponde e dice: vede, quando si raggiunge la mia posizione, ti viene data la valigetta con i codici nucleari in caso di conflitto nucleare e anche un bel dossier dove si parla di queste presenze extraterrestri fra noi. Al che l'intervistatrice è rimasta un attimo così e lui ha poi soggiunto, dice: vede, tenga presente che però io sarei veramente in difficoltà a dire di più perché tutto questo scatenerebbe un panico universale. Se le persone sapessero qual è il numero degli Su extraterrestri. questo non c'è dubbio che è accettabile questo Certo. concetto. Vabbè, sapere che insomma, qui sulla Terra ci sono degli alieni in mezzo a noi, insomma, vabbè. E lui poi ha aggiunto: comunque, dice, se vuole avere un'idea, si guardi il programma Gli uomini in nero, che attenzione, non c'entra niente con i Il Men in film, Black, infatti. era un programma, un documentario fatto molto bene, fra l'altro, della televisione russa, che Esatto. aveva questo titolo, ma non c'entrava niente. In realtà non era neanche Gli uomini in nero, era praticamente, si parlava di oscurità, no? Sì. È stato un po' tradotto così, ma comunque vabbè, no, lui non c'entrava niente, cioè il film Gli uomini in nero, praticamente i Men in Black di Sì. fantascienza, non c'entrava Alla nulla. Lugliano non E c'entra non niente, c'è, c'entravano certo. neanche ovviamente i veri uomini in nero che erano noti negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti, che erano agenti federali che tendevano a fare in modo che i testimoni non parlassero più di tanto in campo ufologico. Ecco. Però la cosa interessante è che diciamo, Medvedev ha fatto queste dichiarazioni. E le hanno sentite tutti. E la cosa vergognosa è che io ho 40 anni di iscrizione all'albo dei giornalisti, quindi dovrei dire che mi vergogno di quei colleghi che a suo tempo hanno detto: ma avrà scherzato, o forse era sbronzo, o No. forse chi lo sa, ma scherziamo, ma come ti permetti di fare informazione dal piccolo schermo dicendo idiozie simili? Dovresti essere cacciato a pedate soltanto per una cosa del genere. Sì, Comunque, a parte assolutamente. questo, il problema è che dunque anche la politica si rende conto che dovrebbe fare i conti, dovrà fare i conti con questo problema, e probabilmente se ci sarà qualcuno che riterrà di poter trarre vantaggio da questa storia, magari può darsi che venga fuori qualcosa che non ci aspettiamo. Comunque, ricordiamoci una cosa. Le cose occulte, le cose segrete, funzionano finché funzionano. Poi dopo c'è da fare una considerazione. Chi avrebbe mai pensato che una realtà come la seconda potenza mondiale, l'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, sarebbe Sì. collassata in poche settimane in virtù del fatto che le cose sono precipitate con un effetto domino non prevedibile? I vari cremlinologi, no? Ci hanno fatto una figura proprio da pera cottari, una cosa terrificante. Eppure le cose funzionano così. Quando Sì. si innesta un meccanismo, si innesca un meccanismo di un certo tipo, va a finire che poi non lo fermi più. E allora anche i calcoli che tu hai fatto al tavolino non funzionano più. Quindi Dottor potrebbe anche Pignotti, darsi guardi, che. guardi, questa cosa sfonda una porta aperta. Io, tra l'altro, un po' di tempo fa, leggo quando posso, naturalmente, i suoi libri, guardo molte dei suoi servizi che fa in internet, e ho ascoltato una sua dichiarazione fatta un po' di tempo fa che mi ha dato la misura e il senso dell'uomo Pinotti, che le fa onore, le fa complimento, glielo dico insomma proprio da persona che guarda nel suo complesso la cosa. Io le ho sentito dire che lei è ben consapevole del fatto che il lavoro che sta facendo forse non è per lei, ma è per chi verrà dopo di lei. Subito dopo però ha aggiunto che di questa cosa negli ultimi anni non poteva neanche essere del tutto sicuro. Perché siamo lì a assistere ad un possibile effetto domino che con diciamo, la caduta di una tessera rischia
appunto, in maniera a domino, far venire giù tutto. Quindi quello che noi magari 10 anni fa pensavamo fosse una realtà che ancora richiedeva tempo, 20 anni, 25 anni, per essere disvelata completamente, oggi, nell'arco magari di un anno, se i pezzi giusti dovessero combaciare uno dietro l'altro, quanto questa cosa è possibile a questo punto, le chiedo. No, no, è possibile. Purtroppo ci vorrebbe la cosiddetta palla di cristallo Di per cristallo, capire. certo. Però in realtà, sono sincero, cioè io all'inizio, insomma, ancora qualche anno fa, ero convintissimo che tutto quello che ho fatto finora, oltre 50 titoli, 50 libri e 60 anni di ricerca, dottor Pinotti, sono sì, 60 anni di ricerca tutti. attiva, ho girato il mondo, ho Sì. rappresentato l'Italia, il mio paese, ho conosciuto uomini politici, militari, ho avuto soddisfazioni come poche in questo campo, devo essere sincero. Sono stato ammirato e odiato, anche semplicemente perché se tu sei una persona seria, poi tu di fatto ostacoli, chi avrebbe, voluto magari, dire o fare cose che forse è meglio che non faceva, in effetti, e allora tu di fatto gli hai impedito di farle, ma non perché gliel'hai impedito, semplicemente perché esisti. Allora, è vero tutto questo, però io pensavo che quello che sto facendo tuttora, beh, non ne avrei mai visto gli effetti, per ragioni anagrafiche. Io sono nato nel 44, quindi c'è poco da fare. In realtà, per le ragioni che dicevamo prima, e cioè per il fatto che tutto sta andando ormai avanti nel nostro mondo con un ritmo talmente accelerato che è sempre più complicato e difficile fare previsioni sulle tempistiche, perché oggi ormai si naviga soggetto, si naviga a vista su tante cose, e in effetti ha ragione lei, nel senso che basterebbe una tessera che esce fuori di sito nel momento e nel modo giusto e qui viene tutto giù, tutto il castello. Sì, è un po' come quando si giocava con i bastoncini cinesi, no? Puff, salta tutto. Eh no, è vero, è vero. Io non so come andrà a finire, comunque sto continuando, diciamo, a fare quello che ritengo sia giusto fare. Ormai non lo faccio più in Italia, perché sarebbe riduttivo. Ormai Sì, lo faccio su uno in scenario ambiti internazionale. internazionali, certo, assolutamente d'accordo. Ma è un referente I libri italiano che sono viene, tradotti è in il 6 referente. lingue. Diciamo che ultimamente io sto scrivendo direttamente in inglese Sì. perché mi sono reso conto che in effetti non serve scrivere oltre per l'Italia, dopo avere, cioè non devo mica dimostrare qualche cosa a qualcuno io. E poi se Assolutamente. qualcuno vuole informarsi, insomma, ci sono modi tranquilli per farlo, quindi non è un problema. Posso continuare a mandare avanti delle riviste. D'accordo, faccio. Posso continuare anche se è il caso a scrivere eccezionalmente ancora qualche cosa in italiano, ma lo scenario è diverso. Bisogna confrontarsi a livello internazionale. Non è un caso che dopo avere assistito all'implosione della iniziativa cinese nei confronti delle Nazioni Unite, è stato dato praticamente, come dire, origine a un gruppo internazionale di studiosi che sono oggettivamente il meglio del meglio di chi si occupa di UFO nel mondo, i quali hanno detto: eh no, dovevamo essere tutti insieme orientati verso una cosa. Se adesso la Cina vabbè, è andata come è andata, eh no. Dobbiamo continuare a fare qualcosa. Quindi è chiaro che avere coagulato comunque queste menti che parlano tutte inglese, ovviamente, e che incideranno sempre e comunque a livello internazionale, questo è importante e quindi va sicuramente portato avanti, al di là, per carità, delle realtà che poi ci sono e devono continuare. Io 53 anni fa sono stato uno dei fondatori del Centro Ufologico Nazionale, che è Dei uno dei fondi. tre quattro centri più importanti esistenti al mondo, riconosciuti come seri, validi, accreditati, tutto quello che volete. Però in Italia, in una povera Italia come oggi noi abbiamo, perché io non sono affatto contento del paese in cui vivo, sia per chi lo gestisce e sia anche per il comportamento, purtroppo anche di tanti italiani, ma voglio dire, non voglio fare critiche, qui c'è anche tanta brava gente, c'è anche Certo, gente capace e certo. inespressa,
Quel che è però è che purtroppo la partita si gioca a livello internazionale, non si gioca più a livello No, italiano. assolutamente no. Quindi Sappiamo. questa è un po' la realtà, è l'unica cosa che posso dire. Poi gli sviluppi li staremo a vedere, francamente. Ci vuole buona salute, no? Sì. E tanta E perseverare. costanza. Dottor Pinotti, guardi, facciamo una cosa, andiamo subito a dare un'occhiata a quello che è il risultato di questo sondaggio perché vorrei che davvero lo commentassimo insieme. E allora, vediamo un Volentieri. po' se riusciamo qua a dargli un'occhiata. Ok, questi sono i dati, quindi nel caso in cui nei prossimi 25 anni dovessimo captare un segnale di chiara natura extraterrestre, cosa immagina possa accadere? Sentiamo un po' che cosa hanno risposto le persone. Per il 5% il caos per l'intero pianeta, per il 23% una presa di coscienza solo parziale della nuova realtà. Per il 46% un enorme avanzamento etico e tecnologico per l'intera umanità, il 4% pensa che ci saranno degli approntamenti di sistemi difensivi da possibili invasioni e il 21% dice che sarà programmato il contatto massivo con gli esseri extraterrestri. Quindi, se l'aggregato, diciamo, dei dati della terza e della quinta opzione vengono messi insieme, cioè un enorme avanzamento etico-tecnologico per l'intera umanità e una programmazione del contatto massivo con questi esseri, vuol dire che la maggior parte di noi comincia davvero a credere che è una Ma io realtà. prima, se non vado errato, ho parlato del 70-75%, È no? Se assolutamente, facciamo cioè. i conti tornano. È Quindi assolutamente. i numeri sono confermati. Diciamo una cosa, che c'è solo da sperare che, perché noi adesso stiamo ragionando ovviamente sul nostro fronte, non possiamo fare diversamente d'altronde, però c'è anche da chiedersi come reagirebbero coloro che eventualmente dovessero contattarci. In senso anche buono, attenzione, in Sì. senso anche buono, cioè no, no, non ostile, non cattivo, per carità. Vedete, a me mi viene alla mente quello che è successo, e quindi questa è storia, e che è stato poi riportato in un film che forse qualcuno l'avrà anche visto, un film relativamente recente, di qualche anno fa, che gli hanno mantenuto il titolo inglese originale, Emperor, l'imperatore. È un film che, diciamo, parla della situazione in cui si è venuto a trovare il generale MacArthur, uno dei vincitori del Giappone imperiale, no? Dopo Hiroshima e Nagasaki, inviato a Tokyo come proconsole americano in Giappone, nel Giappone vinto. Bene, a quel punto i suoi generali a un certo punto lo avvicinano e gli dicono: ah, adesso sai, in Europa fanno il processo di Norimberga e giudicheranno i nazisti come criminali di guerra e li impiccheranno tutti. Ah, ma anche noi dobbiamo farlo qui a Tokyo perché ci sono questi sporchi musi gialli che ci hanno attaccato a Pearl Harbor, dovranno pagare, li impiccheremo tutti, a cominciare dall'imperatore. Al che MacArthur ha detto: cosa volete fare voi? Volete impiccare Hirohito? Ma siete pazzi! Ma come? Ma perché? No, dice, scusate, ragionate. Allora, il Giappone non è una realtà come la nostra, è una cultura completamente differente. Ha come valore importantissimo l'onore, che noi, insomma, mica tanto, no? Successivamente c'è da dire che ha un culto dell'autorità ben superiore al nostro. C'è la gente che si è immolata a livello di kamikaze per il suo imperatore. E l'imperatore viene visto praticamente come un dio. Questa è la realtà. E voi cosa vorreste fare? Vorreste praticamente mandare a morte il loro dio del momento? Ma siete pazzi. Se questo avvenisse, la società nipponica ci imploderebbe in mano. E poi chi è che si Gol, trova questa certo. patata bollente in mano? Io? Voi? Ma voi siete tutti scemi. Faremo sicuramente una replica di Norimberga qui e impiccheremo i vari generali, per carità, ci Ma mancherebbe. l'imperatore Lui naturalmente.
Non si tocca. Non si tocca. Infatti, successivamente, Hirohito poi, no, gli è stato fatto siglare un documento in cui ovviamente diceva che nella sua figura non c'era nulla di divino, tutte cose così, e alla fine lui è stato l'unico, che pure era consapevole di tutto, a uscire indenne da tutta questa storia. Ma la cosa è stata fatta proprio per evitare un collasso culturale. E questo è stato fatto dagli alieni di turno, e cioè dagli americani. Sì. E quindi c'è anche da dire che domani eventuali alieni che dovessero prendere contatto con noi e dovessero quindi interagire in un contesto di questo tipo, magari potrebbero forse anche loro reagire in maniera simile, o chi lo sa, insomma, è tutto da vedere. Perché noi non possiamo, vedete, esempio, una cosa importante è che la scienza è stata molto importante ed è molto importante. Gli scientisti sono la piaga dell'umanità, perché hanno sostituito, come dicevo all'inizio, a una divinità la dea scienza, che è un abominio questo, perché non c'è nessun dio e nessuna dea da onorare in campo scientifico. Allora è chiaro che se le cose stanno così, noi domani diciamo che dovremmo sicuramente rifuggire da discorsi di questo tipo. Non ci sono verità preconcette o precostituite da difendere, dobbiamo adattarci al cambiamento. E questo significa anche che la nostra scienza potrebbe essere in parte buttata nel cestino davvero della carta straccia, perché magari potremmo anche trovarci di punto in bianco di fronte a nuove cose che non immaginiamo forse neanche. Quindi dovremmo avere l'umiltà di capire che è tutto molto relativo e che dovremmo anche imparare in qualche modo a imparare, perché Ok. non c'è niente in sostanza, come dicono a Napoli, imparato, fare una battuta. Allora, concludendo, il discorso qual è? Il discorso è che non è che dobbiamo attenderci dagli alieni, degli dèi o altro, però la scienza deve avere anche un'anima, non ce lo dimentichiamo mai. Perché altrimenti, vedete, Napoleone diceva una cosa molto giusta, che gli uomini possono vivere senza Dio, ma mai senza una religione. In che senso? La spiritualità umana deve avere i suoi ingranaggi e i suoi schemi. Poi non ha importanza se adori Buddha, se adori Cristo, se adori Allah, questo è secondario, però devi avere un'impostazione, delle regole e dei comportamenti. Se non hai questo, si ritorna nel discorso dell'anomia. E Sì. Certo, l'anomia può essere o di fonte extraterrestre, ma può anche essere di fonte nostra, eh? certo. Attenzione, perché le civiltà implodono proprio quando si scardinano le regole e si scardinano praticamente i modelli Dobbiamo andare tradizionali. incontro a questa realtà, ma con consapevolezza, senza fughe in avanti eccessive. Assolutamente, Dottor assolutamente. Pinotti, direi che siamo giunti, diciamo, alla fine della nostra lunga, articolata e molto affascinante chiacchierata. Prima vorrei però di congedarci, volevo dare spazio anche a chi ci ha ascoltato da casa. Ci sono arrivate, come al solito, tantissime domande. Ne scelgo un paio da sottoporre alla sua attenzione. Vediamo subito questa di Fabrizio, che tra l'altro è la posto perché è uno dei personaggi che più mi ha affascinato quando ho cominciato a occuparmi di Sì. questo argomento. E qui probabilmente lei l'ha anche avuto modo di conoscerlo, Eugenio Sì, ho Siracusa. conosciuto Siracusa, certamente. Cosa ne pensa di questo straordinario contattista? Forse credo che sia il Allora, più famoso diciamo italiano. questo. Allora, io talvolta sono stato indicato come il nemico numero uno del contattismo. Non è vero, nel senso che io ho conosciuto diversi soggetti che si possono definire in questo modo. Tra l'altro, io ho addirittura corrisposto con quello che viene indicato a livello mondiale come il capostipite del fenomeno del contattismo, Giorgio Adamski, che è Adams. tutto lì. Al di là di questo, io ho anche conosciuto Siracusa, ma il problema qual è? C'è un fenomeno che caratterizza tutti i soggetti che avrebbero avuto non solo l'etichetta di contattista, ma che avrebbero avuto l'esperienza, non solo una volta, di avere rapporti con gli occupanti degli UFO. Va bene?
E a quel punto, se uno di questi soggetti o più di questi soggetti hanno vissuto queste esperienze, vabbè, sentite, è normale che tutto quello che esiste, così come comincia, abbia a finire. Bene, non troverete praticamente mai un contattista che, dopo aver in qualche maniera parlato delle sue esperienze, ha l'onestà intellettuale di dire cosa. È andata così, è successo questo, questo e quest'altro, e poi è finita. No, nessuno di loro accetta di rientrare in quell'anonimato in cui, diciamo, si trovava prima. Perché? Perché avendo, diciamo, in qualche maniera avuto questa esperienza esaltante, non ci vuole rinunciare. Alcuni addirittura si illudono, anche se il contatto è finito, che il contatto possa continuare. E allora siamo obiettivi. Può darsi benissimo che questi soggetti abbiano avuto davvero certe esperienze, ma purtroppo poi scatta quella che io ho chiamato, dovendogli dare un'etichetta, la sindrome del contattista, cioè nessuno praticamente accetta di rinunciare al suo ruolo, salvo pochissime persone, alcune io le ho anche conosciute, le quali tranquillamente ti dicono: guarda, io ho avuto questo tipo di esperienza che è finita, mi ha insegnato questo. Io ho tesaurizzato da questa esperienza questo, questo e quest'altro. E guardate che è molto bello sentirsi dire da soggetti che onestamente arrivano a dirti questo e che quindi ti convincono che anche questo fenomeno ha una sua realtà, ma che non deve essere preso a scatola chiusa e meno che mai così in maniera irrazionale. Anche perché il contattista che ti creasse una sorta di culto e quindi che diventasse una specie di guru è sicuramente da rigettare. Negli ultimi anni forse abbiamo assistito un po' a questa cosa, quasi anche alla costituzione di gruppi, un po' Sì, a dall'aspetto quasi se. cominciare adesso, tanto per dire, i raeliani, no? Ah, I ecco. raeliani sono l'unica religione atea fondata su un presunto contatto alieno, in Sì. cui un ex giornalista sportivo, Claude Vorilon, al secolo Rael, no? Ha creato praticamente questo culto in cui, in pratica, guarda caso, avallando le teorie già avanzate da numerosi autori, quindi si è trovato tutto bello e pronto. Ci ha detto praticamente che noi siamo stati creati dagli alieni, che non esiste l'anima, non esiste la vita dopo la morte, non c'è nulla che sia spirito minimamente, ma che se noi siamo bravi raeliani, gli extraterrestri poi ci clonano e quindi noi potremo teoricamente vivere sul piano materiale, se non in eterno, poco meno. Allora, queste sono immani frescacce. Proprio immani frescacce, che qualunque persona sana di mente si rende conto che non hanno nessuna sostanziale realtà, no? E però c'è gente che gli va dietro, Sì, anche perché guardi, dottor chiaramente Piotti, io. un contesto che ti dice che tu devi fare l'amore libero, che non c'hai problemi o altro, beh, insomma, è molto invitante, no? Quindi, per Assolutamente. carità, poi ognuno se la canta, se la balla e se la suona come vuole, però, insomma, diciamo che lo spirito meriterebbe qualcosa di più che non la prosaicità, per esempio, di un ambiente come quello dei raeliani, dove Sì. praticamente, insomma, si va veramente sul trito. Guardi, io li ho incontrati, ho fatto una richiesta ufficiale, naturalmente, ho scritto ai responsabili in Italia e loro mi hanno dato un appuntamento. Li ho incontrati in Sicilia, ho avuto modo di intervistare il portavoce dei Realiani in Italia che si chiama Giuseppe Caruso, tra l'altro si trova l'intervista sul sito, sul canale. Oggettivamente ci sono delle cose che si fa fatica, però l'argomentazione nel suo complesso, diciamo, con l'esperienza di Claude Vorion, appunto, potrebbe avere qualche senso che poi da lì sia stata derivata l'intera quasi nuova cosmogonia, una nuova teologia. Vabbè, questo poi ognuno farà l'esperienza che crede. Ecco. Allora, guardi, c'è una domanda molto interessante perché questo è un caso che ho seguito da vicino. La pongo subito alla sua attenzione. Eccola qua, ce la scrive Alessandro Mancinelli. Buonasera, signor Pinotti, è un piacere vederla. Mi chiamo Alessandro Mancinelli, sono di Pescara. Secondo lei i V56 hanno le basi sotto il grassasso, come disse il buon Seghe, insomma, che noi abbiamo anche Sì. conosciuto, abbiamo intervistato Emilio, il buon Emilio.
Questa Allora, storia, ecco. allora, questa storia Sì. dei V56 però la dobbiamo riprendere perché io so che lei era anche un buon amico, forse è stato proprio lei che ha suggerito a Stefano Breccia di scrivere il libro Contattismi di NASA. Confermo, confermo, non Confermo, l'avrebbe ecco. mai fatto se non l'avessi stimolato io, è vero, Ok, è vero. questa, ecco, no, Allora, per... io dico questo, il fenomeno noto come amicizia, fra Sì. virgolette, che tra l'altro è una dizione assolutamente infelice, dal momento che si parlava di amici extraterrestri, poi l'etichetta è venuta di conseguenza. Allora, questo fenomeno ha sicuramente un fondo, di concretezza e di verità, nel senso che io ho conosciuto persone, alcune delle quali estremamente serie, che hanno vissuto esperienze in quel contesto. Aggiungo di più, io ho dato uno dei miei ultimi esami universitari alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, dove praticamente ho studiato con il secondo biennio in sociologia, no? E mi sono trovato un professore, il professore con cui ho dato dottrina generale dello Stato, il quale dopo l'esame era andato bene, c'è la praticamente l'assistente, io stavo rivedendo le mie cose per andare via, che apre il giornale e dice: "Ah, professore, hanno rivisto gli UFO, le solite puttanate." Il professore lo guarda e gli dice: "Guardi che non sono puttanate." Al che ovviamente io mi sono riavvicinato al professore e gli ho detto: "Scusi, professore, c'ha da fare nei prossimi 10 minuti? Cioè, perché? Ma lo prende un caffè con me, vorrei fare due chiacchiere brevemente con lei." "Va bene, volentieri." "Cioè, ma il caffè lo pago io." "D'accordo." Siamo andati giù. E io gli ho accennato che mi occupavo degli UFO. A questo punto lui mi ha guardato: "Ah, se lei si occupa degli UFO, è interessante. Ma cosa sa lei?" E mi ha chiesto proprio su questo argomento. E io sono rimasto trasecolato, perché che un professore universitario di quel livello fosse a conoscenza in camera caritatis di queste cose, proprio non me l'aspettavo. Allora lui era uno dei non pochi che aveva in qualche maniera conoscenza di questo fenomeno. Allora, che ci possano essere stati alieni di tipo umano e quindi non facilmente distinguibili da noi, poi lasciamo perdere il discorso della statura, che questo è molto discutibile, che comunque hanno operato per un certo periodo di tempo in strutture, non permanenti, operanti in Italia, appunto, no? Beh, questo è un fatto di cui io ero venuto a conoscenza già alla fine degli anni 50 ed ero giovanissimo. Naturalmente è un fatto che mi sono tenuto per me. Io sono sicuramente buon amico di Gaspare De Lama, che purtroppo è rimasto, diciamo, se non l'unico, forse uno dei pochissimi vivi di quelli che hanno avuto questa esperienza. Io attualmente, dopo la morte di Emilio Brachiroli, il Seghè di cui si parla a Milano, che è recentissima, beh, devo dire, è rimasto lui, una persona a Roma, una persona a Padova, forse qualcun altro in Svizzera, ma ormai sono tutti morti per ovvie ragioni Di età anagrafiche. anagrafiche, certo. Aggiungo che il buon Gaspare De Lama, che è un carissimo amico ed è una bravissima persona, Sì, che salutiamo. ormai è alla vigilia, credo ci manchi un mese, dei Dopo. suoi 99 anni, Sì. che è una cosa da non credere, ma è così. E in effetti la cosa che più colpisce è il messaggio spirituale che comunque è stato dato, senza tirare in ballo le solite cose, insomma, che tanti aspetti e tanti ambienti di tipo esoterico tirano fuori. No, no, no. È una lezione, diciamo, di buon senso e nello stesso tempo anche di serenità, che in qualche maniera sarebbe stata data a quelli che sono stati coinvolti in questa storia e che sarebbero stati praticamente un supporto logistico a questi signori. Poi la storia, ognuno ha usato i termini che vuole, la storia di aver chiamato W56, gli alieni, per così dire, chiamiamoli buoni, Sì. E con cui questi signori sono venuti a CTR gli contatto, alieni dipende cattivi. dal fatto che tutto è cominciato nel 56 e il W vuol dire semplicemente viva, Viva, viva il viva. 1956. Esatto. Questo non lo sa mica nessuno, no? Sì. Quindi, ma come tanti altri non sanno tante cose. Cioè, adesso spiegatemi per quale ragione io, che non ho direttamente vissuto
queste esperienze, dovrei andare a raccontare cose di altri. Non l'ho mai voluto fare e non lo faccio. Il fatto che poi io sappia cose, questo è un altro paio di maniche, ma lo scopo è mantenere il tutto su di un livello di assoluta serietà, serietà. Perché se cominciamo a andare oltre, si corre il rischio o di non essere capiti o di inquinare il discorso. E questo non è il caso, anche nel rispetto dei lati positivi di questa, come pure di altre storie, no? Quindi questa è la risposta. Sì, c'è un fondo di verità, ma non andiamo a parlare di basi ancora operanti sopra sotto, perché tutto questo è da vedere. Io personalmente non ci posso, ovviamente, non posso garantire queste cose, e quindi non mi sogno ovviamente di farlo, come è ovvio che sia, insomma. Certo. Tutto qua. Se avessi elementi in più, lo direi. Sì. Quelli che ho, credo che mi bastino, tutto Diciamo sommato. che per le persone che hanno ruotato per tanti anni intorno a questa vicenda e che l'hanno vissuta appieno e ancora Sì, forte, poi aggiungo, scusa se interrompo, ma una cosa c'è da dire, questa vicenda poi purtroppo è stata anche, come dire, oggetto di deviazioni e anche purtroppo di distorsioni, perché è chiaro che si ritorna al discorso che ho fatto prima, sì. né più né meno. Quando il responsabile del gruppo che, diciamo, costituiva questo gruppo di supporto, no? È stato poi alla fine, quello che si è fatto gli affari propri, tanto per essere chiari, cercando di trarre un qualche vantaggio da questa situazione, trasformandosi in una sorta di guru, e lui non era un maggiorente, era un Sì. maggiordomo alla fine, nei confronti di tutta la situazione. È chiaro che è collassata la armonia del gruppo e quindi il gruppo è imploso ed era anche logico che gli esseri con cui questo gruppo era in contatto si sono anche allontanati, Sì. perché hanno considerato che tutto sommato i soggetti umani sono dei cattivi allievi, tutto sommato, Sì, e quindi. assolutamente. No, va bene, ma le vicende umane sicuramente sono state variegate, molteplici. Ho anche sentito diversi racconti rispetto alla possibilità. Cioè, in molti di loro è sorto anche il dubbio del tipo di comportamento che questi extraterrestri stavano avendo con i terrestri che stavano vivendo questa storia di amicizia, chiamiamola così. Però di fatto io ho avuto la possibilità di visionare le pellicole che sono state realizzate in quegli anni, ho visto alcuni scatti, il materiale è tutto estremamente, estremamente interessante. Ci ho fatto anche qualche All'epoca documentazione. non c'era nulla di No, 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 digitale. erano tutte, insomma, pellicole 8 mm, scatti assolutamente con Sì, no, macchine, quindi le lo so. conosce perfettamente. Dottor Pinotti, guardi, siamo giunti veramente, abbiamo sforato, ma di molto e di brutto, quelli erano i tempi di questo format, però la discussione era assolutamente interessante e coinvolgente, quindi sono strafelice di averla potuta incontrare e di aver ascoltato da lei le sue opinioni riguardo a tutte quelle domande che insomma mi portavo da tempo e che spero anche altri abbiano voluto insomma gradire. A questo punto però le voglio strappare un ultimo impegno, vediamo se ci riusciamo a fare questa cosa, perché il mio compagno per l'estate sarà questo libro qui, Roberto Pinotti, I Signori del Mondo, che so essere un tomo di 500 pagine, quindi mi richiederà un po' di tempo per. 550. Ecco, perfetto. Meglio mi sento. Allora, questo bellissimo. Allora, va detto questo, stranamente è forse l'unico libro per il quale ho avuto un minimo di problemi. Perché Perfetto. Ma perché ritorniamo al problema di prima che di cui stavamo parlando? lo so, allora, questo Appunto. libro praticamente io l'ho proposto ai miei editori canonici di riferimento, Mondadori, Giunti, e mi è stato detto: ah, un libro interessantissimo, come no, ma certo, però ascolti, faccia una cosa. Ometta questo, tolga quest'altro, non citi questo, elimini la lista di, cioè, e via dicendo. E io ho detto: ma scusate, abbiate pazienza. Il libro si compone di cose che sono facilmente documentabili sulla rete, chiunque se le può andare a vedere autonomamente, quindi perché dovrei farlo? Ma sa, ci sono i nostri No, servizi perché lì sono legali. messi tutti in fila e ben in chiaro. Esatto. E allora io poi ho preferito farlo con un editore magari minore, ma che non mi ha censurato, è la Nexus Verde Chiaro, è un Sì. libro in coedizione.
Comunque, devo dire, credo che fosse necessario fare anche questo libro che è ufologico, solo per metà, perché poi parla anche di un concetto che credo ormai molti abbiano cominciato a capire, e cioè che noi non possiamo permetterci il lusso di accusare, di silenziare, occultare e quant'altro i governi. No. Perché i governi non sono altro che gli esecutori Ci sono pedisequi di altre sovrastrutture, forze. ci sono Sì, sono sovrastrutture oltre gli governo. esecutori pedisequi di altre forze. Assolutamente. Il presidente Eisenhower, quando se n'è andato dalla Casa Bianca, se n'è andato con un clamoroso e famoso discorso che è passato alla storia con il nome di discorso del complesso militare industriale, dove lui ha detto: signori, attenzione, perché in America sta prendendo piede, al di là di ogni controllo democratico e popolare e ufficiale, un contesto militare industriale che sta orientando a suo pro tutte le forze possibili. Quindi attenzione perché la democrazia è in pericolo. Poi c'è stato il presidente Kennedy che ha fatto un discorso eccezionale in una riunione ai direttori di giornale, in cui ha accennato anche lui a una sorta di stato ombra, no? Che era dietro di lui e che lo ha assassinato, né più né meno, con tre tiratori scelti, come si sa bene, a differenza di come quei poveracci degli americani tuttora in maggioranza sono portati a credere, cioè che c'è stato un pazzo isolato che ha No, ammazzato no. Kennedy così per gusto. Quindi lasciamo perdere. È stata una congiura di palazzo perché il governo ombra vedeva in Kennedy un nemico. E dopo questo governo ombra ha continuato a esistere. E questo governo ombra orienta nel mondo, non solo negli Stati Uniti, le scelte Ecco, che gli allora, vengono, in cui gli UFO non hanno posto, ovviamente, e meno che mai gli extraterrestri. No, allora, dottor Pinotti, che cosa ne dice se le propongo per l'autunno di rincontrarci prendendo spunto proprio da questo libro? Bah, penso che questo libro sia stato in parte superato da certe cose che stanno succedendo E adesso. facciamo allora con i nuovi aggiornamenti. Perché io mi sono fermato in quel libro a un anno fa, Sì. circa, grosso modo. Poi sono successe, mio malgrado, cose che di fatto hanno Indivenire. confermato certe altre cose Perfetto. e francamente ne avrei fatto volentieri a meno, però in parte stiamo vivendo anche certe cose. Indivenire. Allora, dottor Pinotti, ci salutiamo con questa ultima brevissima domanda flash. Vorrei una risposta davvero flash. 60 anni di ricerca, 50 libri scritti, ne abbiamo visto adesso uno. Cosa si aspetta per questa umanità? Ma io sono un inguaribile ottimista e quindi, nonostante tutto, penso che la parte migliore dell'umanità saprà reagire in positivo in futuro. Almeno ci spero, no? Se così non fosse, vabbè, allora sarebbe veramente dura perché significherebbe, diciamo, che non avremmo un futuro. Quindi io voglio essere ottimista. Così come sono ottimista, o cerco di essere ottimista anche in relazione a quello che sta succedendo in questo momento, mi riferisco al Covid-19, che non è un evento casuale, non è un evento naturale, ma apriamo e chiudiamo la parentesi, buona, chiudiamola lì. Ecco, e quindi cerco di essere ottimista in questo e cerco di essere ottimista anche nella risposta che le sto dando circa il discorso del futuro per quanto riguarda gli UFO e tutto quel che segue. Va bene. Dottor Pinotti, grazie, grazie a tutti per la pazienza che avete avuto nel Grazie a voi. seguire questa lunghissima puntata. Un abbraccio, a presto e alla prossima.